Grazie mille per essere qui, grazie mille per essere qui al Monk per celebrare che cosa, ragazzo in prima fila? Sei qua. Cosa stiamo celebrando quest'oggi? No, non leggere. Non leggere dietro, non perché non troverai non nulla. Niente. Puoi chiedere l'aiuto al tuo amico a fianco, sì. Siete capitati qua per caso. La... per celebrare la stand-up. Guarda, non c'è nulla da celebrare nella stand-up, esatto. Quindi non vedo motivi di giubilo. Altro tentativo? Benvenuti a... ci dicono per l'anno sportivo, un applauso. Benvenuti a It's Coming Rome. Un gioco di parole che nessuno ha fatto da luglio. Questa è di Luca, la depositata in SIAE. Cioè la celebrazione dell'anno azzurro di... più incredibile di sempre. Allora, una piccola premessa. Fino a 2 anni fa noi facevamo un podcast sportivo. Sì, che salutiamo. Che salutiamo, Tintoria Ace Pro. Però abbiamo detto, perché non coniugare un po' di divertimento con un po' dello straordinario anno sportivo che abbiamo passato? Quale posto migliore del Monk, che tra l'altro faceva vedere, per dire, le partite dell'Europeo e fa anche delle ottime birre. Ale, marchetta fatta. Allora, è una serata in cui forse si riderà ogni tanto e molto più probabilmente non si riderà molto spesso, però... si ricorderà con lo sguardo lucido e il cuore lucido anch'esso, ha un anno incredibile per lo sport italiano, quindi adesso noi ci siamo... Beh, intanto ci presentiamo, piacere, sono Luca Ravenna, vengo da Milano. Io sono Daniele Tinti e vengo da Roma. E io, in nome della lucidità, sono Tommaso Paolo, sì, un rappresentante della lucidità di cui abbiamo parlato finora. Un saluto. Quindi, con questo applauso io direi di considerare ufficialmente iniziata questa puntata sera. Che già, se non sbaglio, tra l'altro c'ha la cosa che ogni tanto il mio microfono salta, quindi ci sarà il twist che la mia voce ogni tanto la sentire. Avete visto? E ogni tanto no. E ogni tanto no. Vabbè, è uno sport anche quello, è uno sport che sa. Tommaso, iniziamo, vabbè, sport, allora cercheremo di fare di tutto per non parlare mai di calcio fino agli ultimi minuti. Esatto. Perché? Perché in un anno azzurro come quello che è appena passato il calcio è stato grande protagonista, ma il calcio è uno sport che divide, mentre gli altri sport uniscono. Bellissima frase, anche questa è tua come scontro. No, è vero, di calcio cercheremo di parlare il meno possibile perché ovviamente è banale parlare di europei, però questo è stato un anno speciale. Leggevamo un articolo del Corriere della Sera che faceva una lista di tutti i trionfi sportivi azzurri di quest'anno, ci tirava in mezzo anche l'Eurovision che comunque qui è porta a casa perché... Va bene, allora, l'idea di questa serata è nata quest'estate durante le Olimpiadi del 2020, che però sono state fatte nel 2021, quindi a Tokyo, e io e Daniele Tinti eravamo in tour insieme a Stefano Raponi in Puglia. E Gabriele Antinori, l'operatore, che un applauso. Stavamo davanti alla televisione nel pomeriggio prima di... Sassa. Ci stavamo preparando per uno spettacolo straordinario in una masseria pugliese squisita, di cui mi ricorderei, se mi ricordasse il nome adesso farei pubblicità. Saresti al Mensa come presidente. Sì, esatto, invece non ricordo, a malapena il nome di Fauro ricordo, quindi... Era un pomeriggio e magari è capitato anche a voi durante le Olimpiadi di appassionarvi a uno sport del quale non capivate le regole. Per esempio, è mai successo a te di guardare una specialità delle Olimpiadi e dire non ho capito un cazzo, ma mamma mia se non vedo fino alla fine non sono un uomo vero. Quale? Che sport? Quale sport? Qualcuno ha detto il curling. Il curling. Ma il curling è bocce sul ghiaccio, è facilissimo da capire. Poi attenzione, quelle sono le Olimpiadi invernali, quelle che tra l'altro saranno a Milano/Cortina, due città di regioni diverse, ma per qualche motivo unite, allora, dal fatturare. Io sono sicuro che nessuno farà nemmeno un meme sul fatto che le Olimpiadi invernali, la neve, verranno avvicinate all'idea di Milano. Zero meme. Nessuno li farà.
Intanto mi sentite bene dopo il cambio di microfono? E questa è l'Italia. Beh, io e Daniele eravamo in un assolato pomeriggio di luglio in questa cittadina, non mi ricordo, vicino a Taranto, e stavamo guardando una gara della quale tutt'oggi io mi chiedo cosa cazzo abbiamo visto. Credo si chiamasse l'americana, cioè. L'americana, che tra l'altro per me era quella cosa che si faceva a tennis nel mio anno in cui, certo, ho fatto a tennis, qui tu colpisci la pallina e poi corri dall'altro lato del campo e si sta in file, in due file, e ognuno colpisce la pallina e poi deve correre dall'altro lato finché non si viene eliminati. Io nell'unico campeggio estivo che ho fatto a Piede Pelago, salutiamo, essendo diventato leader del servizio, quindi avendo fatto più punti di tutti nell'esercizio del servizio, poi ho fatto l'americana finale tra tutti i leader, dove sono arrivato terzo. Considerato avevo fatto solo un anno di tennis, facevo cacare, lo considero un ottimo bronzo. Ottimo, bravo. E però l'americana nel ciclismo noi abbiamo guardato per un'ora e mezza una gara di su pista, non so quanti metri siano la pista, l'Omnium, dove due ciclisti per ogni nazionalità si inseguivano, e l'abbiamo guardata nonostante non riuscissimo a capire le regole, e noi ci siamo detti: questo è lo sport per gli uomini, non hai idea di cosa sta succedendo, ma passi due ore e mezza a guardarlo senza capire. Però ti interroghi, cioè noi passiamo tutto il tempo a fare vedi, perché adesso lui è in caccia, perché poi tu cerchi di mettere insieme i pezzi, e quello che ti dice i telecronisti Rai, che onore a loro, sanno tutto, e quindi fa: ecco, vedi, la Danimarca è in caccia. Beh, cazzo, dice, parte dal presupposto che sappiano tutto, ma non è detto. No, cioè, è chiaro che magari non si dice in caccia, magari si dice in cacciagione, e loro dicevano in caccia, noi vedi, non male, eh? Guarda che bella questa cosa, butto un'ora e mezza della mia vita e Dio sicuramente non me la farà pagare quando morirò. Non mi chiederà che cazzo ho fatto per un'ora e mezza quel pomeriggio di luglio. Però tu, quando davanti ai cancelli dorati, potrei dire: io però ho indovinato che negli ultimi 10 giri il punteggio vale doppio. Esatto. E per questo io, insomma, gli ho dato molti punti uomo, cioè se indovini la regola di uno sport guardandolo, cioè, secondo me alla fine i punti valgono doppio. Era effettivamente così, ho detto: ammazza, comunque è come andare un anno in palestra. Esatto, esattamente. Ma allora, stiamo celebrando un grande anno azzurro. Perdonami se te lo chiedo, ragazzo col cappellino al contrario: qual è stato il successo italiano che hai, il quale hai goduto di più, esclusa la nazionale? Non si parla della nazionale italiana di calcio. I 100 metri. Provocazione, ne abbiamo parlato oggi. Mark Jacobs, campione olimpico. Mark Jacobs credo sia uno stilista. E togliamo subito tutti i punti uomo che abbiamo dato a Luca e li assegniamo a Marcel Jacobs. La promozione, si vincono e si perdono i punti. Chi vuole solo vincere è della Juve, a me non interessa. Esatto, chi ha fischiato? Chi è? L'infame pezzo di merda. Non è il momento. Intanto, non parliamo di Clem. Marcel Jacobs era dopato, sì o no? No, sono molto tamarro. Andiamo dalla ragazza con la cravatta. Lavori per Ryanair? No. Ok. Riconosco un accento. Di dove sei? Di Cassino, la tua Cassino. Se non vedo l'abbazia non mi sento a casa mia. Recita il tatuaggio di Luca Ravenna. Ce l'ho sulla schiena. Ma quindi mi dici che non era doppato? Ok, un atleta che nella sua vita non è mai sceso sotto i 10 secondi nella gara più semplice che tutti abbiamo fatto la nostra vita, cioè chi va più veloce da qua a là, Non scende mai sotto i 10 secondi nell'anno in cui i controlli antidoping non funzionano per il Covid. Questo è un dato che in Italia abbiamo detto poco, però l'antidoping è internazionale, di solito si viaggia per uno e fa hello, surprise, antidoping. Col Covid non ha funzionato, quindi chiaramente Marcel Jacobs ha detto: vuoi vedere che se in batteria fai 9,98, in semifinale fai 9,90 e in finale fai 9,81, sì. Tipo, cioè stai tipo decimo tempo di tutti i tempi, vuoi vedere che Lui è migliorato di 30 decimi di secondo in 4 giorni. Questa cosa succede se prendi un SH, altrimenti non è così che la velocità, i muscoli dell'essere umano non funzionano così. La più grande vittoria sportiva della storia centosessantennale di questo paese, un uomo che
se gli fai l'analisi del sangue e poi le bevi, dici questo poteva andare in un motorino. Sì, non sì, sì, sì. Cioè, ah, vedi, qua... cioè Dracula avrebbe detto il Negroschi lo fanno così qua. No, però quello veramente, lui dopato, ripeto, torno a dire, se fate rap, se fate trap, registrate in SIAE adesso la barra dopato come Marcel Jacobs, perché quella è oro, quella è oro. Non aspettate che diventi ufficiale, ma il sogno vero di Marcel Jacobs è che non diventerà mai ufficiale che è dopato, perché lui ha smesso di gareggiare e questo lo rende per me un eroe nazionale. Un eroe nazionale. Lui è presente al prossimo Grande Fratello VIP, è quotato meno de... cazzo non so, la Juve esce ai quarti contro lo Sporting che è invitato al sorteggio. Basta Juve. Sai come lo vedo bene Massi Jacobs? Io lo vedo bene a fare linee di prodotti di cose varie, tipo? La vedo a lanciare cose, qualsiasi cosa, acqua di Colonia che puzza male. Ma no, no. Ma tipo cappelli, cose, occhiali. Ma peggio, robe, prodotti di cucina che lui palesemente non usa, però pubblicizza lo stesso. Io lo voglio proprio vedersi rovinare per pubblicità. Beh, lo vedo bene. Perché tu sei razzista. No, e... no, ti voglio bene, però... a me piace lui, mi fa simpatia, perché è un tamarro. Sì, è un tamarro. E i tamarri si erano un po' estinti. Poi è tornato lui, è arrivato lui, che ha riportato la... ecco, razzista no, però lui fa parte di quella razza lì, della razza dei tamarri. Cioè, qualsiasi parola con la R e la Z all'interno, detta da un veneto, comunque ti fa sembrare un nazista. Posso capirlo. Un SS. Esatto. C'è un Luca Zaia che legge qua attorno. Che salutiamo. Quello della Galizia. Miglior governatore italiano. A proposito, vabbè, ok, ma ci torneremo sulla più grande vittoria della storia dello sport italiano di sempre. Ma il 30 maggio, perché iniziamo a ripercorrere i grandi successi dell'Italia. Anche in ordine cronologico, grazie a questa scaletta che ha fatto Luca, bravissimo. Grazie. Tommy, 30 maggio, Atletica. Dunque, cos'è? Il 30 maggio l'Italia non ha proprio vinto, ma è arrivata seconda dopo la Polonia, che non sapevo essere nota per la primizia in atletica, ma pare di sì. Comunque la nazionale femminile di atletica ha vinto, è arrivata seconda per solo 2,5 punti rispetto alla Polonia. Tra l'altro rispetto l'unico altro podio era un secondo posto, tra l'altro maschile, risalente al 99. Io tra l'altro rispetto al discorso prima, sì, di prima, proprio sull'atletica non ho mai capito come funzionano i punti, cioè secondo me dipende dalle palle dei giudici quel giorno, cioè detta fuori dai denti. Un po' sì, un po' no, un po' sì, però chi di voi segue l'atletica femminile europea? Al di fuori delle Olimpiadi, cioè le Olimpiadi che fiamo tutti per le ragazze. Chi di voi accende Eurosport e dice, aspetta, no amore, no, non hai capito. C'ho l'eptathlon femminile di atletica leggera, siamo in finale con la Polonia. Cosa? Perché un coglione io? Ho capito che stai partorendo, ma non è manco il primogenito, cioè c'ero la prima volta o no? Ah no, non c'ero. Ma c'era il salto in alto dei ragazzi oppure non c'era? Sì, erano i quarti di finale, però io ti ho detto ti amo, non ti ho detto ti amo ancora oggi, beh io ti amo. E così a giocare più 4-1. Esatto, ma io comunque ti amo. Nessuno segue l'atletica femminile, passiamo al 25. No, infatti, però allora, cos'è bello di questo anno incredibile? Che il 30 maggio, per la prima volta, arriviamo secondi dietro la Polonia e il 100% delle persone in questa sala neanche lo sa, sì. Neanche arriva la notizia, solo gli appassionati di atletica che sono esclusivamente giornalisti, dai, a questo punto penso, che sono 30.000, per fortuna, un saluto alla RAI, fatemi lavorare. Certo, no, però in realtà questo era già era il primo seme da cui sarebbe germogliato quest'anno di trionfi. Esatto, perché il 20 giugno... Cosa succede il 20 giugno, Thomas? Dunque, il 20 giugno arriva quel personaggio di cui si parlava prima, il dottor Berrettini, che comincia a vincere, il dottore ci vince il Queen's Open, no? Ci vince il Queens contro chi tra l'altro? Non lo so, contro tale Cameron Norrie, salutiamo anche Cameron Norrie. Lo salutiamo. Cioè, qui intervengo io, veramente non sapere un cazzo neanche di tennis. Perdonami, mi hai visto? Sì. Mi hai chiamato tu? Allora, hai ragione. Matteo Berrettini, al mondo, tu, cappello rosso, scusami, non so il tuo nome, se no non ti chiamerei come un oggetto.
Qual è una cosa che una sai parte fare... per il tutto, sì. Metto di mira. Una cosa che sai fare veramente bene. Veramente bene, veramente, veramente bene. Studiare. Studiare. Daniele, tu. Bellissima risposta, sono contento per te, sono contento per te. Sei nel paese giusto, perché le persone che studiano poi hanno un sacco di opportunità nel paese del lavoro. Sì, sì, esatto. Io una cosa che so fare molto bene è correre veloce. Ok, bene, posso fare la mia? Sì. Il notaio di podcast sportivi. Sei un'eccellenza nazionale. Per quello. Ecco, Matteo Berrettini è la settima persona al mondo a saper giocare a tennis. E la tredicesima a fare l'amore. Però c'è una faccia, c'è una faccia. Classifica, non essendo quattordicesimo siamo lì. E lui ha vinto questo torneo molto importante a Londra che lo preparava per Wimbledon. Tra l'altro là dietro c'è un amico intimo di Matteo Berrettini che sta facendo l'amore con la sua ragazza. Saluti, ciao. Sposati a Las Vegas. E a proposito di fare l'amore con una donna, Daniele, se io dico 3 luglio. Allora, 3 luglio, proprio mi piace che hai parlato di fare l'amore perché si uniscono due parole che vengono evocate quando io faccio l'amore con una donna. Sto parlando naturalmente di softball. E sul softball vi dico subito che io non è proprio lo sport in cima alle mie priorità. Però il 3 luglio noi che abbiamo fatto? Abbiamo vinto il 12° titolo europeo. Applauso. Quindi siamo fortissimi a softball. Poi detta fuori dai denti. Aspetta, chiediamo. Tu sai la differenza di come si lancia fra baseball e softball? No, questo è il punto. Minimamente, stavo per chiedere. È una specie di baseball fasullo. È un no? baseball dove si lancia la palla anziché da sopra. Sì. Si lancia da sotto. È un po' cricket, è un po' meno violento come il meno lancio della palla. E a cosa serviva farne due? Perché quelli non capaci vanno la stessa bravo. Domanda che avresti dovuto fare a Dio quando ha fatto Adamo ed Eva. Pensavo che ha fatto Adamo e me. Pensavo, okay, no, okay. È che il softball è uno sport che in America giocano principalmente le donne. Si gioca anche per la questione della violenza del tiro. Questa non è una cosa sessista. Le regole non le facciamo noi. Per carità di Dio. Però esiste il softball e infatti abbiamo vinto l'europeo. Abbiamo vinto l'europeo con 11 vittorie su 11, abbiamo vinto al softball. E diciamo le parole complete, softball, non ci mettiamo i termini. E ancora qua il 100% delle persone presenti qua neanche lo sapevano. Voi lo sapevate del softball? No. E invece lì abbiamo una campionessa europea là dietro. Scusa, come ti chiami? Giulia, sei di Nettuno? Giulia, sei parente di Bruno Conti? Vedi, stupendo. Okay. Un applauso agli italiani che giocano a softball e a baseball. Giulia, in che ruolo giocavi? Eri pitcher. Ma tu facevi quella cosa allucinante del braccio indietro e il lancio da sotto. È partito il gomito. Certo, quello è uno sport brutale, vedi? Tommaso ci ha cagato sopra, ma fai 5 lanci a softball e perdi l'uso di un polmone. Il capo di Ceres. Allora, ma quando è che allora, il tartan te ne fai in provincia di Venezia? E quanto spaccano, cazzo? A cavarsene. Salutiamo gli amici e le amiche venete. È il momento di correre. È il momento di correre, secondo me, lancialo tu perché è lo sport che segui tu. Allora, 4 luglio iniziano a suonare i tamburi nelle tenebre come fossimo a Moria e avessimo fatto cascare un'armatura in un pozzo. Signore Lanelli, voi mai visto? Vabbè, ma con chi cazzo sto parlando? Cosa succede il 4 luglio? Che la nazionale italiana maschile di pallacanestro, a.k.a. basketball, sconfigge la Serbia nel preliminare per arrivare alle Olimpiadi. Dove la sconfigge la Serbia? La sconfigge a Milano? No, la sconfigge a Roma? No, la sconfigge a Belgrado, dove non andrei a giocare contro la Serbia a Belgrado neanche se fossi la Croazia. Questa la tagliamo. Un saluto. No, però comunque andiamo a vincere contro la Serbia molto più forte di noi, allora, con una squadra di giovanissimi, e andiamo a vincere a Belgrado e ci qualifichiamo alle Olimpiadi. L'ultima volta che ci eravamo qualificati era 17 anni prima. Bellissimo, un piccolo aneddoto sul rapporto Serbia-Croazia.
quest'estate sono andato al matrimonio di mia cugina sul lago di Como. Sì. Strade molto strette lungo il lago. Davanti alla nostra macchina c'era una macchina targata Croazia. Sì. Che andava molto molto piano. Sì. Con mio fratello ci siamo accordati, siccome il suo mamma non si spostava mai, ha detto appena svolta gli facciamo il gesto a questo serbo, che non ho idea di cosa cazzo voglia dire, ma è tipo il saluto romano però per i serbi, quindi veramente di estrema destra, perché il saluto romano fa anche ridere, fa anche ridere. Questo non fa ridere nessuno. Non però ci nessuno. Stava raccontando for the records, e poi quando li avete superati avete avuto paura. Aspetta che se togli la freccia e ci segue ci seguirà un po' più forte. Però Grande Italia contro la Serbia, c'erano i ragazzi dell'NBA? C'era Nico Mannion che giocava nei Golden State non Warriors, era un ragazzo dell'NBA, che adesso non è un ragazzo dell'NBA ma all'epoca era un ragazzo dell'NBA. Non c'era Danilo Gallinari, non c'era Bellinelli, non c'era nemmeno D'Antoni, non c'era neanche Gigi D'Antoni, campione in carica di Eurolega. Nonostante questo la nazionale italiana si è riqualificata alle Olimpiadi e di quello si è parlato, perché comunque se gli uomini ottengono qualcosa se ne parla più delle donne, questo è lo sport in generale, in Italia in particolare, non è, cioè, è sbagliato, però così è. E poi il basket comunque si attira e quindi si è parlato del basket, era effettivamente il secondo sport nazionale il basket. Dai, io penso di sì. Cioè calcio, poi basket. Guarda, pure io sono il re degli ignoranti sportivi, quando tempo, usandolo come scusa per bere, vado a vedere la Reier ogni tanto quando sto in Veneto. Sì, ci sta, ci sta. Allora, tra l'altro questo solleva un punto che non era nella scaletta preparata meticolosamente da Luca, ma c'è questo problema in Italia. Allora io, che ne so, tipo, giocavo a rugby, quindi seguivo il rugby, e l'Italia comunque gioca nel Sei Nazioni, è molto prestigioso giocare nel Sei Nazioni, ma abbiamo perso le ultime 40 partite di fila. Andiamo, non perde sempre, la nostra appassionata di curling perde sempre da anni, però prima a un certo punto ha pure vinto qualche partita, siamo pure arrivati terzi un anno, vabbè. Sì. No, però la cosa devastante è che tipo tu giochi contro la Francia a rugby e loro sono più forti di te, giochi contro la Francia a basket e loro sono più forti di te, poi a calcio noi abbiamo 4 mondiali e adesso loro facciamo oh siamo matti, però se noi ci togli il calcio noi facciamo cacare, per questo che è importante, perché negli sport minori nelle altre nazioni sono comunque forti, invece noi siamo forti a uno sport e negli altri di solito facciamo cagare. Motivo, quindi è molto bello che ci sia stato. Noi non abbiamo le colonie, loro sì, se no loro farebbero cagare tanto quanto noi. Bellissima analisi, secondo me infatti aprite i porti. Aprite i porti perché già il mondiale non ci qualifichiamo, quindi cioè, questo è un altro sbaglio. Aprite i porti, certo, Jussoli, ma Jussoli esteso a chiunque sia nato in ex colonie romane, per me puoi giocare nella nazionale azzurra senza problemi. Pienamente d'accordo, ma se vogliamo correre è il momento di correre, tirare i saltali questa sappiamo, esattamente. E passiamo di corsa alle prossime. 24 luglio. Il 24 luglio cosa succede? Il 24 luglio pare che abbiamo, ah no, questa la so pure io, cazzo. Il 24 luglio un simpatico ragazzo di nome Vito Dell'Aquila vince durante le simpatiche Olimpiadi l'oro al Taekwondo. È la nostra prima medaglia d'oro degli Olimpiadi. Ed era all'inizio il Taekwondo, che è sport che noi guardiamo tutti, cioè la domenica alle 15 c'è il calcio, ma alle 17 c'è il Taekwondo. Si portano le figlie con la bandiera a tifare Taekwondo, come lo chiamavano noi nel giro, il Kwondo. Certo. È uno sport che ti fa solo ricordare che d'estate esiste la Gazzetta dello Sport. Dice, ah, giusto, sì. Fammi vedere il prossimo, perché il 29 luglio. Il 29 luglio invece al foot finish pare abbiamo vinto, quindi di poco sempre un oro al canottaggio femminile con la coppia Federica Cesarini e Valentina Rodini, vedo due nomi, quindi è il famoso due senza, no? Classico articolo, sei fortissimo, cioè. Classico articolo del Corriere che dice anche le donne possono vincere un oro, e tu dici Corriere stanno competendo, è ovvio che possono vincere un oro. Cioè, perché mi sa così donne... mi stai prendendo in giro, cioè sei carrettino tu. E qui quindi eravamo a due ori e qui però cos'era successo? Due ori nei primi giorni, tutti a dire ah che bravo Vito Dell'Aquila, che attenzione non viene dall'Aquila come pensavamo noi aquilani, ma credo venisse dalla mitica Calabria, che è l'Abruzzo pericoloso. Lo dico, spero non ci siano calabresi perché ho paura.
però qua abbiamo cominciato a vincere 2 ore e si comincia a dire, ah vedi, abbiamo vinto 2 ore, ma adesso cominciamo a fare cacare come sempre, perché un po' questo è il percorso dell'Italia, che vinci qualche oro, poi quest'anno sul nuoto manco ci puntavamo troppo, e quindi cosa succede? Si dice, adesso cominciamo a far cacare. Tipica, cioè chi di voi ricorda il post di Adinolfi in cui disse, Malagò pezzo di merda, testa di cazzo, muori coglione, non sei cattolico quanto me, questa Italia fa cagare, siamo la merda, esattamente questo è un virgolettato, sì sì, citato testuale. Allora si dice questa cosa, l'Italia non va bene il nuoto perché Pellegrini inizia ad avere alla mia età, cioè nel senso c'è che vai in acqua, ci sono delle brande di 18 anni che ti dicono scusi, avrei un overcraft la tempra veneta, esatto, beh, sì, in realtà io un po' si esaurisce. Vabbè, certo, un po', nonostante i veneti dopo un po' deperiscono perché l'alcol prima gli dà forza e poi gli toglie tutto. Esatto, succede quindi, rapidamente. Post di Adinolfi che dice l'Italia fa schifo, Malagò muori, addirittura azzarda un ho scopato più di te, e a quel punto Malagò e poi voglio dire cala il suo, la sua scala in apertura, scala 40, cala le sue carte forti, e iniziamo a inanellare una serie di successi. Sì. Fuori di testa, perché nella vela Ruggero Tita e Caterina Banti vincono una classe Nacra 17. Chi di voi ha visto la gara? E allora non siete patrioti come si dice a Roma. Ma guarda, ti segnalo però che ti sei scordato il 1 agosto, che è la data molto importante, perché Tiberio Timperi e Gianmarco Tamberi, no, il 1 agosto. Vabbè, avete, cosa succede il 1 agosto, Tommaso? Il 1 agosto è, no, questo me lo ricordo senza leggere. Il 1 agosto ci sono senza fare saluti i due tosi, cazzo. Ci sono prima c'è che vince il salto in alto. E poi no, quell'altro. Fermiamoci un secondo. Perché Gianmarco Tamberi vince il salto in alto. Non ha vinto. Ha fatto un simpatico pareggio accordato, che però ci ha scaldato il cuore a tutti, perché c'è stato un abbraccio con la a nessuno frega un cazzo dell'oro in Tamberi, tutti ricordiamo Jacobs. Ho capito, però volevo arrivarci, c'è un po' di narratività, c'è un minimo di. Vabbè, comunque quella narrativa. Narratività. E non so cosa sto dicendo, io sono in un podcast sportivo condotto da Luca Ravenna e non so perché. Volevo stare a Conca d'Oro stasera. Comunque, intanto fai un applauso alla Regione Lazio e sciacquati la bocca Lazio, quando parli. È una grande regione, la più grande regione. No, Tamberi vince la seconda. Per chi non lo ricorda, Tamberi, ce lo ricorderemo tutti, vince l'oro nel salto in alto. Guarda il suo migliore amico, di non mi ricordo Catà, e gli dice, ma non si può vincere insieme? E l'altro gli dice, baciami stupido. Allora, sì, baci. E iniziano a scopare il mondo visione. Non gli raggiunge un grosso mulatto correndo. Perché 10 minuti dopo arriva l'uomo più burino della sua, che sembra uscito da una serata di Gigi D'Agostino nel 2000. Sì. Uno che ha litigato per butta fuori, sì, no, aspetta, non può entrare nel locale. Li ha picchiati. Sì, ne ha picchiati due e corre ad una velocità. Lui sembrava una locomotiva quest'estate. Quando partiva con lui è gigante, no? Ma le collane, poi le collane bellissime. Stupendo. Un boro incredibile. Ma la moglie col collo tatuato, è tutto perfetto. Tieni fuori la moglie da. No, ho detto solo il che è un'amica. È un'amica. E stai quanto? Stai parlando di una mamma, eh? Stai giudicando, ti è bastato parlare della moglie di Jacobs, si sono alzate 3 persone. No, stai attento tu quando tocchi la donna di un campione. No, però restiamo un attimo su questo 1 agosto, per favore, perché secondo me è la data in cui cambia tutto. Cioè, 1 agosto noi vinciamo un'ora nel salto in alto, che effettivamente poi viene raccontato come un momento epico, che non vinciamo da un sacco nel salto in alto, però solo perché si è accoppiato con i 100 metri, che sono stati veramente un momento unico. Però questo oro diviso è stato un momento bellissimo e c'è stata grande discussione c'è stata grande discussione, perché gli hanno chiesto agli atleti, cioè il comitato olimpico fa talmente cacare che è arrivato a chiedere a 2 atleti, oh, siete pari, volete fare steccapara per tutti oppure mettete insieme gli ori e vi piate Roma? No, però però nel momento in cui tu chiedi a una persona che ha appena vinto l'oro, cioè quindi tu in questo momento sei oro olimpico, e gli chiedi, ma ti va di vedere se tante volte lo perdi?
se io ho dato tutta la mia vita per arrivare a questo momento e ci sono arrivato, e soprattutto l'altro contro di me è il mio migliore amico, quello con cui mi alleno tutta la vita, e anche lui si è spaccato tutto quanto, se siamo tutti e due ori, io che cazzo di ori, dammi l'oro, cioè l'oro è oro per sempre. Però lui tra l'altro dopo, in un'intervista dopo, ha detto io scelgo l'oro tutta la vita, è sbagliato che mi lasci scegliere a me, cioè vai avanti. Sì, a questo punto la regola dovrebbe essere: si va oltranza, siamo pari, si va oltranza, il primo che salta questo limite vince l'oro. Se non ce la fate, vi spariamo. Esatto, vi spariamo alla gamba, quella dove non vi eravate fatti male. Esatto. E così poi facci si riparte. Come ti fai la barba, dottor Tangheri? Bravo, dall'altro lato. Esatto, e poi gli fanno: comunque, non vi preoccupate, potete partecipare tra un mese, stesso posto. Esatto. Vabbè, se non fosse che, ragazzi, fra 10 minuti ci sono i quelli veri che corrono. Chi di voi ha sognato almeno una volta nella vita di vincere i 100 metri piani alle Olimpiadi? Guarda, io l'ultima volta che l'ho sognato realisticamente... Una settimana fa. No, perché non vado a correre da 6 mesi per una tendinopatia, quindi 6 mesi fa. Cioè, se vai a correre più di un'ora, pensi comunque, anche a 31 anni, se alla Caffarella mi vede l'allenatore giusto e mi metto sotto sotto e non carboidrati, io a 34 anni... Non ti dico portabandiera dell'Italia, però comunque sia, cioè sono nell'ultima batteria, si fanno male un po', bronzo e via. Ed è finalmente il momento dell'Italia per correre la pista qui. Dove fanno le prossime Olimpiadi? Le prossime sono a Rio? No, io a Rio ci sono già stato. Solo il Carli che conosce. Non no, sono tipo no, forse Parigi forse. Dovevano farla a Roma, però Virginia Raggi che salutiamo. È il momento dell'Italia. È la bandiera portata da Daniele Tinti, podcaster della comedia e velocista. Personale sui 100 metri in 14 secondi, circa 5 e mezzo oltre il record. Posso dire, secondo me, cioè, io ho 11 è Paolo Maldini, il più forte difensore della storia. Prima di tutto io Maldini in velocità lui non mi vedeva. Te lo dico proprio serenamente. Ma perché mo c'ho la tendinopatia? Ma sembra perché mo sei ingrassato, tu dici così, ma se ti faccio la barba. No. Certo, e metti le collane. Senza collane. Cioè, no, davvero, qualcuno che ha sognato di vincere i 100 metri piani nella sua vita e di dedicarli a qualcuno. C'è una persona che ha sognato di vincere le Olimpiadi. Guarda, nessuno risponde, ma chiediamo subito a Luca Ravennale: a chi sognavi di dedicare? Perché io non ho mai sognato di dedicare a nessuno, io sono allora per... che arrivi più, cioè sei il più veloce del mondo, basta, a chi lo devi dedicare? Poi Dio, prendimi adesso per i microfoni, ma no, così scherzando a Benito Mussolini che non ha corso veloce, no, scherzo. Nessuno tiene la parte piccolo scherzo, usiamo solo la prima parte. Su TikTok ci 40 milioni di follower, tutti italiani. Al mio mito, nello sport, un italiano che tutti parla, Mennea, sto dedicando a Mennea. I treni in orario, ti fanno, no, certo, il treno Pietro Mennea, Freccia Rossa, invece è venuto Mussolini. No, davvero, nessuno aveva mai pensato di vincere 100 metri piani e dedicarle a qualcuno? Tu che prima dicevi già di Jacobs. L'avrei fatto, ma mi sono rotto la gamba, cadendo dallo skate. Cadendo dallo skate, si è rotto una gamba. Peccato, perché sennò potevi andare in cavolo, competere. Mi spiace, ed è proprio per quello che non hai mai... Assolutamente sì. Ok. Giusto. Luca, però no, noi dobbiamo capire tu a chi li avresti dedicati. Cioè, che perché a me questo cioè, fa sempre ridere quando i grandi atleti italiani vincono qualcosa e vedi, capisci perché hanno vinto, perché per ore, giorni, anni nella loro vita nel cervello sono passati dei treni ad alta velocità, non ho mai pensato, lui mi fanno allontanarsi dalla linea gialla, ringrazio il mio snack dolce rosato, un tè caldo, mi fa sempre ridere perché ti immagini, vorresti che loro alla insomma a metà di era uno che risponde Daniele De Rossi, uno che risponde e dici cazzo, sei simile a come penso io, però sono 3-4. Invece gli atleti, giustamente, se passi la vita a correre poi non sei anche Moravia. No, ci sta che sei così. Comunque grande vittoria, sia abbracciano Jacobs e
e Tamberi cerca di dire sono come te, già così io sono l'uomo più veloce del mondo, tu salti come uno del Qatar, esatto. We are not the same, tu hai un amico del Qatar, we are not the same. Io se vado a cena con Usain Bolt discutiamo su chi offre, tu con un catariota, che poi sarà catariota lo zio, ma va, sarà nato, no, tu mi sa catariota, perché mi sa che in Qatar, se non sei nato in Qatar, a voglia fiamme oro, a voglia di soli, non ci sentono da quello lì. Giustamente siamo stati un bel po' a parlare di questi grandi sport. Io dico Tommy Fauro, facci una carrellata veloce. No, sì, ragazzi, sono già le 9. Mi state rompendo i coglioni? No. Perfetto. Che quando scopo faccio la stessa domanda. A tutti e sei le persone. Okay. Dai del voi. Esatto. Mi state rompendo i coglioni. Cardinale, mi state rompendo i coglioni. Abbiamo fatto la fila perché Ruggero Tite e Caterina Banti vincono la classe Nacra, abbiamo detto. Ma ti stavi scordando il mas grande. No, no, quando parlo di doping parlo di uno sport solo, che uno ed uno soltanto. Che la forza dei quadricipiti ti manda più veloce di una cagina Nito. Ma sicuramente no, non sei dopato. Corro a 70 all'ora in bicicletta, ma il cazzo non mi viene duro nemmeno se prego. Nemmeno se lo punto verso la Mecca. Tagliamo, non riusciamo a più fare i prezzi. Segna che tagliamo qua. Allora, ho detto Namek. Un omaggio al rapore. Ma se diciamo Filippo Ganna, qualcuno di voi viene ad alzare la mano? Mamma mia, Ganna, colpo in Ganna. Ganna, minchia, il più grande. Ci hanno fatto. Oh, Filippo Ganna! Ah no, non è sempre tu. Di a tutti chi è Filippo Ganna. È campione economico, sia mondiale che. Bravissimo, bici. Tu sei appassionato di bicicletta. Il ciclismo, vabbè, ci sta. Di dove sei, perdoni? Potevo dirti che non ho mai sentito un romano dire sono appassionato di ciclismo, uno sport di grande fatica. Come piace a noi fare un sacco di fatica per raggiungere dei risultati in cui potresti essere battuto. Non no, potevi che essere nel grande nord. Quindi il ciclismo è figa, sono i tuoi grandi... No, perché è romagnolo, non sarei mai permesso di dire... Anche carboidrati. Anche carboidrati. Questa è la santa trinità. La santa trinità. Esatto. O figa o cazzo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe, no, è il 2021, l'omosessualità è come? Anzi, è più che benvenuta. Aprite i porti. Allora, i porti di dietro. Vabbè, questa era omofobia, chiedo scusa, non volevo. Allora, non so se poteva sembrare omofobia, mi chiedo scusa. Allora, ma se io non faccio la pipì entro un secondo, la faccio qua. Allora, Luca, secondo me va a fare pipì, non ti va a fare pipì e porto due birre. E porti. Va, porta due birre, porta due. No, ce la beviamo subito. Arrivo un applauso a Luca che comunque sia. C'ha 46 anni. La pipì è quello che è. Poi vedete che twist quando lui torna e due minuti dopo vado io. Giù risate. Giù il trattenimento. Allora, intanto io. Due minuti fa. No, intanto andiamo. Ma guardando se si perde le grandi medaglie. No, ma che ti perdi, Lu? Ma sono le Olimpiadi, ma chi se ne frega? Dobbiamo tagliare. No, allora, l'Italia vince il ciclismo con Ganna. Fa ridere che comunque nel ciclismo a squadre, ditemi il nome di un altro che ha vinto quella medaglia, non lo sappiamo, però sto Ganna lo stanno a fare ministro dello sport. Però, tra l'altro io mi ricordo quando l'abbiamo vinto, cioè erano stupiti i telecronisti, erano stupiti tutti. Nel senso, con tutto il rispetto, però c'era grande stupore nell'aria. Era stupito Vanni Favaro, mio padre, quindi che salutiamo. Che salutiamo. Sì, sì. Beh, ma perché in Danimarca hanno una cultura della bicicletta che qua abbiamo solo appunto a Ravenna, nei posti in piano, la pianura padana, dove però respiri talmente tanto smog che dopo un po' che fai bicicletta i polmoni dicono adios ombre e ti molla. Capisco i polmoni. Vogliamo proseguire la carrellata? Allora, secondo me ci stanno, vai col terzo oro di Tokyo. Vado al terzo oro di Tokyo, perché il terzo oro lo vince il dottor Stano,
nei 20 km di marcia Massimo Stano, e nella marcia tra l'altro ci riprendiamo Achille che mi mostra, no? Ci riprendiamo tutto Achille che mi mostra, perché noi è incastrato ingiustamente Alex Schwarzer, ingiustamente carcerato, fratello, ingiustamente carcerato Alex Schwarzer, che lo rivogliamo a fare pubblicità, a 80 anni cazzo non me ne frega niente, io voglio che venga assolto. Il giorno dopo fa una gara per finta, perde e poi si ritira, però voglio che venga assolto, fa una gara per fasulla e poi si ritira. Vorrei anche però che venisse leakato il video hot con Carolina Costner. Sì, questo bellissimo. Più di un suo ritorno alle corse, loro due che scopano, darei un dito mignolo. Lei con un pattino sicuro, no, bellissimo. Stupendi, stupendi. No, che tipo a metà, lei lo raggiunge in macchina, lui a metà dell'allenamento di marcia, scopano nei boschi in Alto Adige. Fantastico. Mamma mia, cambiamo argomento perché se no cambiamo argomento, ma restiamo sempre sulla marcia, magari mettiamo di parlare di questi che scopano in Trentino. Perché c'è quell'altra, c'è la Parmigiano, che tra l'altro anche lei non è una ragazza comunque guardabile, non so se te la ricordi. Questo lo dici tu, quindi abbiamo giudizi estetici su uomo. È un podcast non mio, che me ne frega. Tanto, vabbè, in caso tagliate. No, la Parmigiano sempre nei 20, e questo è bello comunque che abbiamo vinto loro in una e nell'altra, secondo me. No, infatti 20 km di marcia completamente azzurri, e tra l'altro nello stesso giorno succede qualcos'altro che però non possiamo dire finché non torna Luca, perché è un evento molto importante, quindi io ne approfitterei per chiedere a Tommaso Favaro. Thomas, tu che sport hai fatto nella vita? Vabbè, non rispondere, cioè datti un attimo un attimo di dignità. No, allora io sport, allora fammi fare un attimo mente locale, perché in effetti anche i sport, cioè, stavo per dirti nessuno, però c'è stato anche un grosso lavoro di rimozione di quella cosa che si chiama infanzia, e lì un po' di sport forse ce ne sono stati. Dai. E che devo un attimo annullare un po' di lavoro di rimozione avvenuto in anni, vediamo, vediamo. Io, cosa, tu mi vuoi dire che è un karate? No, sai cosa facevo? Tra l'altro oro nel kumite, e via, che guarda che tutto, tutto torna. Allora, allora io ho fatto, io ero uno specialista delle lezioni di prova. Quindi provate, io appena detto karate mi sono illuminato, ho detto cazzo io ho fatto karate, poi ci ho pensato no, ho fatto delle lezioni di prova dove mi sono fatto male tipo negli spogliatoi. Stessa cosa vale forse per il basket, sì, e per il tennis, perché avevo il tennis è una grande passione di grandi miei, di amici miei molto cari. Una volta all'anno da ragazzino gli dicevo ma sì dai faccio una lezione di prova, mi unisco a voi al tennis club di Mestre, stavo lì in maniera fallimentare un paio d'ore e poi all'inizio settembre poi me ne andavo. Ma non ne frega un cazzo nessuno. No, no, invece volevamo sentire il tuo parere sul 4 agosto. Siamo arrivati al 4 agosto, anzi al 6 agosto, Antonella Palmisano ha vinto la 20 km di marcia, anche Antonella Palmisano, perché non l'avete mai sentita nominare? Perché che altro è successo il 6 agosto? Bello, noi eravamo davanti alla televisione a vedere una cosa senza senso. Ricorda esattamente il momento in cui si trovava, quando abbiamo vinto la 4% alle Olimpiadi maschile. Ma queste persone chi sono? Cioè, lui in realtà voleva alzare le mani anche prima, però aveva le mani piene di patatine. Esatto, l'avevo visto. Ti ricordi i doveri? Ti va di dirci i doveri? A casa con la famiglia? Con la febbre. La febbre, ma era la febbre o era la febbre? Cioè perché in questo periodo ma febbre, era febbre buona. Che cazzo, come hai fatto a prendere la febbre ad agosto se non era quella febbraccia antipatica? Ah, ok. E quindi eri a casa da solo e ti sei detto ma sai che c'è? Diamo una chance ai ragazzi. L'hai viste? Ok, tutte queste gare, ma in particolare al 4% noi eravamo insieme. Perché era subito dopo l'americana, esatto, di cui parlavamo prima, cioè un'ora e mezza di bici di cui non sapevamo le regole, poi finalmente quattro maschi che corrono, dice oh questo lo capisco pure io, veloce, veloce. E ci siamo detti, ma chiacchierando, lui ha detto oh boh, vediamo, oh, comunque il campione olimpico, ha detto ma cagare, dove cazzo andiamo, figurati. Tu cosa hai pensato? Tutti pensavamo dai su, vabbè. Poi cosa è successo? Quattro, Italia, paese di razzisti, abbiamo detto ah però forse una chance ce l'abbiamo. Ancora hanno detto no, però forse una chance ce l'abbiamo. Se no, in realtà vedendo i quattro, poi c'era quella cosa orribile nei piedi, per cui quando gli atleti si presentavano nel pregare, sì, dovevano fare la mossa, proprio giapponese, fuori tipo, e tutti facendo il balletto strano.
e noi avevamo questi quattro, che tre erano buoni, no, uno dici compare. Uno sembrava uno scippatore, poteva sembrare calabrese, era sano. No, uno sembrava quello che a Roma si vedono con il cavallo presente, i motorini, quelli che non c'hanno la scocca e c'hanno i tubi dietro e quelli che consegnano il pane. Sembra quello, come si chiama lui? Lui sembrava il ragazzo e consegna il pane, che non c'è niente di male, però non sembra Lorenzo l'impionico. Era, no scusa, era Lorenzo Patta. Lorenzo Patta sembra il ragazzo che porta il pane, cioè che c'ha il forno e porta il pane o i cornetti nei vari bar. Dici, beh, alle Olimpiadi spero tu possa gareggiare col motorino con cui consegni, perché questi primo cambio della staffetta era lui, secondo era Marcel Jacobs, che ancora aveva la benzina. Marcel Jacobs che veramente non aveva dormito ancora. Allora, sembra l'Hogwarts Express. Si era ancora fermato. Sì. Terzo era la storia più commovente delle Olimpiadi, cioè Escosa de Salvo. E attenzione, cioè, detto Fausto, che parentesi. Allora, scusa. Ti scegli Escosa de Salvo, è vera sta cosa. Escosa de Salvo, detto Fausto. Ora, ti scegli un soprannome con un nome italiano. Ti scegli come soprannome un nome italiano. Tra tutti i nomi che abbiamo in Italia, perché Fausto? Sai che non l'ha scelto lui. Perché dici che il soprannome di solito li sceglie qualcun altro. Sì. Ho capito, ma benedetto signore, parla con chi te l'ha dato. Vabbè, posso dire che sei campione olimpico, puoi chiamarti anche. Puoi chiamarti. Ma allora viva Fausto! Viva Fausto! Un applauso a Fausto De Salvo! Un applauso a Fausto De Salvo! No, che tra l'altro la storia è bellissima, che la madre non l'ha visto correre perché stava facendo le pulizie, cioè quelle cose strappalacrime che dopo di com'è. La stampa italiana ci ha reclamato pochissimo, niente. E poi l'ultimo era il nostro Filippo Tortu. Allora prendiamoci un momento per parlare Filippo Tortu. Se muoio e poi rinasco, io voglio rinascere Filippo Tortu, perché lui è proprio quello che quando vado a correre pensavo, cioè tu sei proprio che corri e corri più veloce di tutti, cioè io impazzisco per questa cosa, mi sento male ora perché ho sta tendinopatia, se no anche tu, se no c'è stavo io sulle pubblicità dei fast web con Sinner senza problemi. Però Tortu, che è il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi e dopo un po' viene superato da Marcel Jacobs, che aveva fatto 9.95 un po' prima, e tutti dicono ah, perché in Italia quanto ce ne siamo tutti allenatori e tutti più che allenatori dei grandissimi rompicoglioni. E quindi Filippo Tortu era diventato una sega, era un montato, perché non riusciva a scendere sotto 9.98. Sto coglione! Noi sì che sapremmo come. No, ma finite, devi concentrare, sta per Saffasto, lo sappiamo noi. Quando spara, tu parti. Esatto. E mo ci arrivi. Non aspettate, quando vedi il dito sul grilletto, parti già là. E quello è il segreto di Giuseppe. Mangia meno prima. Lo sappiamo noi, capito? Quello che Filippo Tortu dovrebbe mangiarci. Ma dovrebbe mangiarci. E invece corre gli ultimi 100 metri veramente come il dio del vento, stupendo. E tra l'altro chi batte? Perché noi partiamo da secondi. Secondi dietro chi? Proprio loro, adesso, senza... It's coming, davanti a noi ci sta la Gran Bretagna. Non ho detto Inghilterra, ho detto Gran Bretagna, perché quei qua, quell'ordine di niente, dice allora, il calcio siamo separati, il rugby siamo separati, però alle Olimpiadi United Kingdom. E vabbè, fanno cagare, perché se no fanno insieme. Partono davanti a noi... Filippo Tortu gli sale un orgoglio, un mezzo brianzolo, un mezzo sardo, e vola come il vento. Io a questo qua do patto per davvero, perché poi peccato l'Inghilterra e la Gran Bretagna squalificata, gli mangio la faccia e eravamo sul divano a dire con tutte le vittorie che non sono calcio, vabbè sti cazzi. No, però quella c'è, perché c'è la 4% rispetto alla 100, la 100 è così. Invece la 4% la vedi proprio che si sviluppa, fai cioè è tutto un crescendo. Noi stiamo ironizzando su degli sport che sono composti da gesti tecnici complicatissimi. Ma la staffetta è un incubo, cioè il cambio del testimone a 38 all'ora. E hai 15 metri per farlo a 36 all'ora, o in curva o dritto. E con Jacobs che pensa solo al grande fratello VIP, cioè ti prende male tutta questa cosa, con Tortu che deve vincere lui, perché non Tortu veramente dio del vento, cioè io lo guardavo, mamma mia, quanto era bella la cronaca del commentatore inglese che diceva is it gonna be Britain? No, it's Italy. Bellissimo.
Bellissimo, mamma mia. Quello è stato il mio momento preferito delle Olimpiadi. La 4% certo. Il mio momento preferito. Bellissimo. Perché poi col fatto che la 4% è una cosa di squadra, e che comunque vedi, non voglio dire una banalità, però vedi quattro ragazzi molto diversi, uno mezzo sardo, un ragazzo nero con la madre di nome Fausto. Di nome Fausto, no, che però, cioè, mentre in altri paesi d'Europa, anche banalmente, che anche per motivi sbagliati storici e coloniali ci sta, cioè sono paesi più diversi dove ci stanno più atleti neri, in Italia non ce ne stanno pochissimi, quindi vedi anche un ragazzo nero di Marcel Jacobs, che comunque è mezzo americano, bresciano, è stupendo ed è una cosa di squadra e sono tutti italiani, vincono insieme, quella è proprio per me la vittoria più bella. Bellissimo, bella, cosa più bella, Tortu col tricolore con Jacobs che lo abbraccia e dice non mi toccare. Io ti dico che quando è finita la 4%, io l'unico posto dove avrei voluto essere, più che a casa di Tortu, più che ovunque, è negli uffici di Fastweb. Pensavo, tra l'altro attaccatemi internet, cazzo! Scusate, mi sono appena trasferito, oggi mi sono fatto un'ora con i tecnici che mi hanno portato la torretta e dopo un'ora mi hanno guardato e mi hanno detto c'è un problema. Grandi vittorie! Grandi. Spero che il problema sia un tuo problema di salute e tu stai per morire. Questo è quello che io mi auguro. Ma se tu fossi stato il 6 agosto Luigi Busà, che vince nella specialità Kumite. 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 Il kumite, no, è la cosa del karate, quello ho, ho. Oh, tra l'altro quello stranissimo, abbiamo vinto l'oro nel karate in Giappone, quindi top, però non è il karate, non abbiamo vinto a Menasse, o era quello? No, quello che vinto a Menasse, quello era a Menasse. Okay. Non era quello il kata. Non era il kata, perché nel karate si vinceva l'oro nel kata, cioè che te devi solo fare, e uno dice oro. Grande. Poi, vabbè, abbiamo già parlato di 9 agosto, no, possiamo, le Olimpiadi finiscono, quest'oro, 9 agosto, Yannick Sinner... Eppure qua Fastweb, visto ricordiamo che Yannick Sinner è italiano tanto quanto io, sono tifoso dell'AC Milan, cioè, sono nato nella stessa città della squadra, ma li odio. Grande Yannick, un amico, prossimo ospite in teoria. Certo. Non invitare la tua tesina, ti prego, non vengo più io se ti cominci a invitare la tua tesina. No? Corriamo veloci. Camilla Giorgi vince a Montreal il suo primo titolo WTA 1000 battendo Carolina Pliskova. Oh, poi tra l'altro c'è questa cosa che iniziano ad agosto, a fine agosto, le Paralimpiadi, e nelle Paralimpiadi l'Italia vola. Ora, le Paralimpiadi sono seguite meno alle Olimpiadi, questo, cioè adesso senza fare cose, è normale non è la parola giusta da usare, non volevo fare battute, però è naturale. Inevitabilmente le Paralimpiadi sono seguite meno, però abbiamo fatto le Paralimpiadi della Madonna e a me piace pensare che abbiamo fatto apposta a vincere 69 medaglie, per fare, una fine a fare il numero giusto, per portare un po' di views sulle Paralimpiadi. Tra l'altro qua deriva stand-up comedy, vedetevi su YouTube lo special di Shane Gillis che parla anche di lui che fa l'allenatore alle Paralimpiadi per il basket, fa mega ridere, scusate, questa è una mia deformazione professionale. Abbiamo divorato le Paralimpiadi come facciamo ogni anno, non saprei dire il motivo, ho conosciuto un'atleta paralimpica, campionessa olimpica, oro nel triathlon, una ragazza super simpatica, Veronica, non mi ricordo il tuo cognome, Veronica. Triathlon lo so, hai visto solo testando. Triathlon è? Lei faceva triathlon olimpico, quindi non vorrei sbagliare, 750 metri nuoto, corsa, no, bici 50 km, 10 di corsa. Potrei sbagliare di distanza. Se no, non hai detto giusto. Il triathlon completo è 3, mi pare sia 3,5, cioè Ironman, il massimo difficoltà, 3,5 nuoto, 3 km e mezzo nuoto. Una distanza che se riesci a farla dicevo che ora posso morire. Sì, sì. E invece sorpresa no, perché fai 150 km in bici subito dopo, così e per chiudere per digerire una maratona. Top. Lo auguro a me, alcuni della famiglia. No, però fermiamoci sulle Paralimpiadi, perché comunque sia, noi pensiamo, no, LeBron James,
cos'è che rende grande LeBron James, a parte essere forte a basket? Il fatto che lui, da quando ha 16 anni, tutti gli dicono sei il predestinato, e poi lui diventa effettivamente il predestinato, cioè lui rispetta le aspettative, le supera, diventa uno dei giocatori più forti della storia, qualcuno direbbe anche il più forte, e questo lo rende straordinario. E è il motivo per cui secondo me vale la pena soffermarsi sul fatto che in queste Paralimpiadi ancora una volta ci ha portato un'ora a casa Bebe Vio, la nostra LeBron James. Applausi. Perché noi Bebe Vio la diamo per scontata come personaggio pubblico, ma Bebe Vio è Bebe Vio perché è una campionessa dello sport, e lei si è fatta dalle ultime Paralimpiadi anni nel pubblico, cioè proprio di vita nel pubblico come personaggio. Da che regione viene? Guarda, Lombardia. Per me l'Italia è tutta una grande regione. Lombardia. È Lombardia. Lombardia, la Puglia. Superate le Paralimpiadi, andiamo alla grande pallavolo. Se dico Egon, tu cosa mi dici? Altra Veneta. Se dico Egon, tu dici Paola. Si chiama Paola, un'amica. Paola, tra l'altro, ospite in teoria, se non sbaglio, viene a. Viene a febbraio, adesso quando va a giocare in Turchia. Esatto, esattamente. No, tra l'altro parliamo di pallavolo femminile. La pallavolo femminile che alle Olimpiadi tutte a dire oh, quest'anno le ragazze sono forti, perché noi siamo pure allenatori di pallavolo femminile. Prima diciamo a Filippo Tortu come deve correre, poi diciamo alle ragazze come devono alzare il palleggio. Però cosa succede? Che noi alle Olimpiadi facciamo cagare, perché con la Cina veniamo eliminate, manco mi ricordo da chi, però alle Olimpiadi noi avevamo grandi aspettative e usciamo. E quindi tutti, figurati, se perdono gli uomini fanno cagare, ma se perdono le donne in Italia, fermate proprio, cerchiamo tutti lì a fare queste viziate vanitose. Poi usano il cellulare, ti ricordi? Sì, usano troppo il cellulare. Ragazzi, è il momento di correre, perché sennò stiamo andando correndo verso la fine e ci manca ancora una piccola cosa che è successa quest'estate, quindi... Esatto, sì, no, allora... Pallavolo italiana, let's go. Daniele è stato via abbastanza per aver fatto, posso dirlo, ti conosco, la cacca. No, però ho fatto una cosa che non faccio, la prima volta che faccio ho chiesto alle persone in fila scusate posso passare avanti, sono un artista, sapete. Esatto, esattamente, per fortuna le persone in fila era lui che comunque sta facendo le riprese, quindi eravamo tutti 5 settembre, bello questo segmento. Andiamo in 5 settembre, Sonny Colbrelli vince il giro del Benelux, che lo ricordiamo per averlo studiato alle medie. Belgio, Olanda e Lussemburgo. È il primo successo italiano nel World Tour da febbraio, quando Davide Ballerini si era imposto nel long loop Het Njofsland. In mezzo sono secondo posto Giacomo Nizzola e Andrea Verri. Questo quelle notizie quando sei sul water ad agosto a casa della tua ragazza. Ad Aci Castello, vicino a Catania, sulla gazzetta fai non me ne frega un cazzo. Esatto. No, infatti secondo me saltiamo un attimo al 19 settembre, perché il 19 settembre chiudiamo una doppietta, perché le ragazze hanno vinto l'Europeo di pallavolo e i ragazzi dicono ma vogliamo essere da meno in Italia? No, almeno pari, ma dietro mai. E quindi la motivazione è stata questa. Allora, siamo un paese misogino o no? Ma non è vero, non è vero. Lo sport non è così, per fortuna. Parliamo, no, parliamo. Lo sport così mai. No, non è vero. Però anche i ragazzi vincono. Tra l'altro io ho vista in diretta la finale di pallavolo. Domenica sera. Ed era incredibile contro la Slovenia, perché la Slovenia era nettamente più forte di noi. Cioè io non seguo la pallavolo, però le vedevo e dicevo questi sono fortissimi a pallavolo, noi siamo scarsi a pallavolo. Poi ovviamente eravamo fortissimi, però rispetto a loro scarsi, loro esperti, eleganti, più alti, e noi abbiamo intruppato un po' di punti alla fine dei sette giusti, e a un certo punto eravamo campioni d'Europa e tutti si guardavano a dire ah, com'è successo, e nessuno sapeva come fosse successo. Però campione d'Europa nel maschile e nella femminile a pallavolo, questo è importantissimo, perché io ho detto che l'Italia fa cagare negli sport che non sono il calcio, ma in realtà nella pallavolo noi abbiamo una tradizione importantissima. Quindi Dio benedica. Noi abbiamo vinto il mondiale per tre edizioni di fila, 90, 94, 98. Pensa tu. Velasco, non ricordo il nome del terzo brasiliano che ce lo fece vincere, la generazione d'oro di quelli là. D'altro io, chi vuoi ricorda Zorzi, pallavolista italiano? Sì. Tu sei l'unico esperto di sport vero che c'è stasera. Tu, perché c'è la febbre due volte al mese. Vabbè, ho incontrato Zorzi per stare uno schiacciatore della nazionale italiana che vinse il mondiale 90 e ho detto Andrea Zorzi, e lui ha fatto
perché non l'ha perché ha 60 anni. Beh, però capitano della nazionale era quello che presentava Robot Wars, mi sa. Andrea Lucchetta. Che presentava Robot Wars, ricordiamolo che aveva la cresta tagliata in diagonale. Ma ragazzi, è un anno che insomma è andato veramente veloce, perché dopo la pallavolo tocca di nuovo al ciclismo. Ganna ha fame, scrive il Corriere, immagino. Ganna il redattore che ha scritto. Ganna ha fame di amminoacidi, non li assume da mesi. Ah, ricordiamo il ciclismo, sport stupendo, ma se non ti trovi non vale. Come la stand-up comedy. Esatto. Come scusi? Perché Ganna vince, ma il 25 settembre, Carmen, cosa succede? Carmen, 25 settembre. Ciclismo. Femminile. No, Rubé e Ganna sempre vinto, però dopo. Chi è? No, vabbè, dai, questo come lo fanno a sapere? Ma che cazzo lo deve sapere? Che... Nessuno lo sa in Italia, nemmeno il tipo che l'ha scritto. Elisa Balsamo, l'autunno è appena iniziato, scrive il Corriere della Sera, il più importante quotidiano d'Italia. Vince il mondiale di ciclismo su strada in Belgio davanti alla favorita olandese Marianne Vos. Quindi abbiamo vinto pure il ciclismo Italia, su strada femminile. In Italia la scambiamo per spam questa notizia. Cazzo, non cazzo, ma cazzo, non lo sapeva neanche lei, è riuscita a buttare il pezzo a tutti. Ma l'ha vetrata, si sono accorti. Ah, questa è la differenza fra te e lei, è che lei ha vinto e tu hai la spazzatura. No, ho una stanza apposta, sono un order, sì. Allora, poi 30 settembre succede una cosa che a quel punto ci ha preso un po' la carella di dire oh, stavo a vincere a tutto, quindi diciamo siamo campioni del mondo in tutto, quindi qualsiasi cosa succeda che riguarda qualsiasi nazionale italiana, subito tutti i giornali, eccoci, guarda questo video. E infatti il 30 settembre noi non vinciamo un trofeo, non vinciamo un titolo, non succede niente, però la nazionale italiana di cricket batte la nazionale inglese, prime pagine intasate. Non era un titolo, non era niente, una partita di cricket contro la nazionale inglese, che giustamente faccia vince a cricket contro gli inglesi, però sembrava che avevamo vinto, erano pure uscite un po' di fake news, vinciamo l'europeo, invece no, abbiamo vinto una partita di cricket contro gli inglesi. Però sti cazzi, che comunque dire, se esce non sti cazzi di cricket, sti cazzi di come esce, se esce la notizia abbiamo vinto i mondiali di cricket, io non correggo nessuno, non me ne frega. Poi che era contro l'Inghilterra, e questo è facendo vedere di più, perché non lo possiamo dire, lo diremo a fine puntata, nessuno lo sa. Proseguo con la carrellata, faccio il carrellata, così è tutto veloce. Allora, il 3 ottobre ritorna il dottor Sonny Colfrelli, quello di prima. Stavolta ha vinto, ve lo ricorderete tutto il fangato nel ciclismo, la Parigi-Roubaix. Perfetto. Poi? Dopodiché, che però aspetta, è la tipica vittoria che il tuo papà di 60 anni dice: grande Sonny, ha vinto la Parigi-Roubaix. Sotto il fango, perché? Perché la vive come un'ultima erezione a 60 anni, dice. Hai fatto fatica come nel grande ciclismo, è stato come averlo duro con una ventenne. Prego, Tom. Bene, non so cosa c'è il fango con lui. Vabbè, sempre il 3 ottobre, dall'altra parte c'è il dottor Sinner, che abbiamo già detto non ci sta simpaticissimo. No, ma non è vero, ma non mi permette. Io proprio nome del mondo. Posso avere un problema con gli altri tesini o no? Tu sì, certo. Guarda, per me io vi ridarei tutti all'Austria. Vabbè, no. Diciamo, l'hai detto tu, eh. In blocco all'Austria. Sinner vince il trofeo anche a Sofia, dopodiché, 18 ottobre, Sinner vince di nuovo la TV di Aversa. E a Fastweb. Punto, basta, sto cazzo ci mettiamo la capitale a Bolzano, buonanotte, non lo so. 20 ottobre Martina Fidanza vince la medaglia d'oro ai mondiali di europei nello scratch. Lo scratch cos'è? Contro chi ha vinto? Contro la E-Track? I mondiali di scratch, ti metti là e scratch. Tutto fa brodo. Perché il 21 ottobre? Tornano con gli altri, tornano Ganna, Consoli, Lamont deve essere delle terre mie. Campione del mondo nell'inseguimento a squadre, che è bellissimo, perché non è Panella. No, quella è delle Olimpiadi, questo è campione del mondo. Ah, 23 ottobre. 23 ottobre, ginnastica artistica, Ale, siamo tornati pure in questo. Hai voluto dire ginnastica artistica in Giappone, Nicola Bartolini è ora al corpo libero. Però, fermiamoci un secondo. Noi qua stiamo correndo via su una serie di medaglie d'oro che sono, cioè, non dovrebbero succedere, e noi qua le stiamo saltando perché sti cazzi. Invece sono medaglie, cioè sono italiani che hanno detto io sono il più bravo del mondo, e l'hanno detto in questo anno, se vuol dire merda, de merda, e questa è la cosa più bella.
l'avrete visto tutti come me su Facebook, perché a nessuno ne frega un cazzo. Il 31 ottobre l'Italia ha vinto a Stoccolma la finale del campionato europeo di football americano. Abbiamo vinto 41-14. Ora, se qualcuno di voi è appassionato di football americano, NFL, e football è quello, infatti questa partita avrei detto college football, magari non lo sai, se no avrei detto football italiano e quello non ce ne frega un cazzo. Però hai presente cosa fanno l'America? Una volta guidavano il mondo, ora sono un disastro. Noi però imitiamo ancora quella cosa, fa molto ridere in Italia il momento. Immagina chi sono stati i giocatori della nazione italiana di football americano, persone che dovrebbero stare semplicemente in galera. Ma abbiamo battuto questi galera per motivi tra l'altro politici, non criminali, cioè, per carità. Esatto. Questa però... banda di super inclusive bears svedesi. Fare una domanda a Luca sul mezzo profano. Io seguicchio un po' di football di NFL, di football americano, ma non sapevo che ci facessero i mondiali di football americano. L'America, chi l'anda nelle squadre? Secondo me non partecipa. Non c'è proprio. È come l'Inghilterra fino al 54. Sì, l'Inghilterra nel calcio è fra poco, ragazzi, ci arriviamo. Fra poco ci siamo, fra poco un'ora. Fino agli anni 50 l'Inghilterra non mandava la nazionale perché diceva noi siamo troppo forti. Sì. Poi hanno scoperto i sudamericani e hanno fatto questi tornano indietro, ma questi triplano. Come mai non abbiamo dominato anche loro? C'è passata la Spagna. No, no? Non crossano e basta e segnano in testa, no, questo la tocca d'esterno. Colonizziamoli prima che. È un altro momento di correre, insomma, è il momento di quello d'estate. Quindi football americano, poi nuoto, vabbè, sembra la stessa roba. Onore a Paltrini che si è cominciato tutta Europa, mononucleosi, e comunque si è fatto 20 km. Un dio. Possiamo dire, se dovessi scegliere il miglior sportivo italiano quest'anno, Paltrinieri, perché hai ragione. Prendiamo nucleosi e arrivi tipo secondo, terzo nel 1500. Ma io voglio sapere però una cosa, io voglio Smallville di Paltrinieri, come si è presa sta mononucleosi, chi si è impaccato? Io voglio una... lui che lo sa che ha sbagliato, però una sera in discoteca vede una fa anche con un'aria non troppo, capito? La mozza. Vabbè ragazzi, nuoto, nomi a cui insomma se Federica Pellegrini nuota la sua ultima Olimpiade. Prossimo ospite di Kashmir Podcast. Viene, certo. Guarda, la pronostico io. Ok. Il 26 settembre, il giorno prima del mio compleanno, e poi in secondo luogo del compleanno anche dell'ex capitano della Roma, l'ex presidente del Milan. Esatto, la squadra italiana dei pasticceri composta da Andrea Restuccia, Ole Massimo Picca, Ole Lorenzo Buca. Che strano. Luca, per favore. Lorenzo, ti chiami Pucca? Massimo, tu picca, madonna, scopriamo. E guidata dal coach Alessandro Dal Mazzo ha vinto la Coupe du Monde della pâtisserie. Coppa del Mondo della pasticceria, questa altra cosa che non ce l'avrebbero mai detta nella storia, ma visto che nel 2021 abbiamo vinto tutto, pure prima pagina nella pasticceria. E comunque... è arrivato il momento, perché abbiamo... Pronti. It's coming. Football's coming home. It's coming home. Allora, che è successo? Parliamo di uno sport serio. Parliamo di italiani veri. Di rottura di coglioni. Allora, quest'estate è successo un miracolo. Quest'estate è successo un momento che io aspettavo esattamente dal 2000. No. Io dall'estate del 2000 che aspettavo questo momento. La sconfitta della nazionale italiana di calcio nel 2000 non è nemmeno lontanamente paragonabile alla vittoria dell'Italia nel 2021. Sono due sport, due momenti, due cose. No, perché quel dolore non è paragonabile alla felicità. Però felicità è cosa? Però io ti dico che io aspettavo l'Italia che vince un europeo. Io da quella notte. Io aspettavo questo momento e questo ci ho pensato tantissimo a sta cosa, non vado più da uno psicologo, lo devo dire a voi. Quella finale, la finale, allora Euro 2000, l'Italia arriva in finale contro la Francia dopo che era stata eliminata ai rigori contro la Francia nel 98, nei mondiali in Francia, ok? Arriva in finale, una semifinale in contro l'Olanda, forse il momento più epico della storia del calcio italiano, Francesco Loldo, un dio tra gli uomini, arriva in finale...
tra l'altro Francesco Totti in campo veramente, cioè sarà là a declamare poesie con gli scarpini, e arrivi in finale, passi in vantaggio con gol di Marco Del Vecchio, e poi la perdi in quel modo all'ultimo secondo, te la pareggia Wiltord e poi David Trezeguet la segna sotto la traversa. Io quella notte è la prima volta che ho pianto per il calcio nel 2000, ho pianto tantissimo, ho pianto tutta la notte, non ci potevo credere, e quella è la prima volta in vita mia, e questo mi ha anche fatto riflettere su quanto io sia un ragazzo privilegiato, qui ho capito che la vita è ingiusta. Io l'ho capito quella notte, perché se sei un ragazzo di 10 anni che non hai troppi problemi, vai bene a scuola, eccelli nello sport, il nonno è ubriaco, scusa, pensi che la vita sia giusta, sia bella, e quindi hai perso nel 98 con la Francia, va bene, questo è il tuo momento, adesso c'è la finale contro la Francia nel 2000 e la vinci tu, invece non la vinci, la perdi all'ultimo secondo, e cioè si è rotto qualcosa dentro di me quella notte. Ma io perché veramente non esisteva la psicologia a quell'età, però io per anni, ma anni, tipo fino a 15 anni, io pensavo, se potessi tornare indietro nel tempo e rivivere la vita uguale, ma l'Italia non perde quella finale, io lo farei, cioè io sarei tornato indietro a quello, non a mia nonna che mi muore, no per fermare Hitler, per non perdere quella partita. Quello si è rotto qualcosa che non si ripara. Io cammino con quella partita, ed è dal 2000 che io aspetto che l'Italia vinca un europeo. Quanto credevo in questo europeo? Meno di zero. Meno di, perché la nazione italiana fa cacare. Faceva cacare prima l'europeo, fa cacare dopo l'europeo, e magicamente però è successo qualcosa per cui per 40 partite eravamo invincibili. Classico impapocchione all'italiana. Incredibile. Mancini non sa neanche come è successo. Mancini manco sa come ha vinto il scudetto all'Inter. Mo si è ritirato da Duero, stava a perdere pure quello scudetto là. Cioè il mancio veramente un bucio di culo. Mamma mia. Facciamo finta dopo questa chiacchiera, per la quale ti ringraziamo per la pazienza e tutto. Facciamo finta di essere in Francia. Non dico a Parigi che sarebbe gelato, a Lione. Facciamo finta di essere comici che chiacchierano a Lione con un pubblico gravecolissimo. Allora, parliamo dell'Italia, diremo la verità, diremo che ha giocato con la Svizzera, sì, con la Turchia. Però hanno dominato il girone, direi. L'Italia ha dominato il girone con il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio italiano, Locatelli. Sì, vabbè, adesso tu c'è una questione tua. C'è una questione mia. Beh, tu vabbè, Paolo, qua è il momento in cui ti tagliano fuori. Prendere tre gintoni. Sarà fatto. Un saluto. Thomas, tieni, comprati qualcosa di carino. Grazie, Thomas. Vabbè, è il momento di parlare davvero. Allora, chi di voi, alzi la mano, chi di voi pensa che Locatelli abbia bloccato un... Non è questa la domanda. Chi di voi... No, è giusto, hai ragione. Guarda che felpa ice cold che ha alla Stefano Rapani. Sì. Non ha paura delle macchine in burro. Oh, Locatelli, la Juventus, vabbè, l'altro è Andrea Agnelli, il mio sosia. Stiamo parlando della nazionale, Luca, concentrati. Ma la Juve non c'entra. Allora, ragazzi, io sono... Quando vince l'Italia vincono tutti. Io sono interista a Roma. Vincono tutti, sai chi ha vinto? Giorgio Chiellini. Bonucci ci ha fatto vincere. Bonucci ci ha letteralmente fatto vincere l'Europea. Quando vince l'Italia vincono tutti. È la redenzione. È il bello di questo paese di merda che amiamo. È che quando vince la nazionale è proprio la redenzione, cioè si esce di galera quando vince la nazionale, è il Papa che fa uscire i carcerati. Cioè, quanto mai è successo? No, c'è successo. Ma ragazzi, Valanzasca, no, era una cosa che... Totalina, si faceva, ma tipo fino agli anni 80 il Papa... Fino agli anni 80, non lo ballare. Compa, ma stai scherzando? Compa... Non chiedi lo zio Carlo, no, ma no, cioè... Intanto, per favore, la prima gin tonic, se no non sa comportarsi. È un maestre. Allora, devo ciucciare questo cazzo. Allora, sinceramente, ragazzi, cioè, adesso, non avrei fatto questa battuta a Torino, boh. No, l'avresti fatto. Forse lo status per farlo. L'avresti fatto, sì, dai. Bonucci, una... No. Oh, ma tu nella vita, Daniele Tinti. Centrale di difesa per 10 anni della nazionale, la squadra che ha vinto 9 scudetti fino a una cosa che in Italia non ha mai successo, neanche il grande Torino l'ha fatto. Tu segni gol nella finale, mi scuso con i tifosi juventini, magari ci sono i tifosi juventini veri,
tutti e sette che siete in Italia. Sì, la finale sette, la cosa che fai non è tirarti la maglia, baciarti le quelle cose, ma andare a fare il tuo gesto. Ma io ti dico una cosa, che quando The Italian Bonus, Leo Bonucci, ha io sto perché c'è proprio chiamato quello, la segna Bonucci. Ma che fai, non impazzisci? Ma va, io ho di merda con sponda di cristallo. Mettiti nei panni del portiere in Inghilterra che l'aveva perché fortissimo, Pickford, fortissimo. Per non prendere gol di testa da Verratti, che là veramente i guanti li appetti a un fiore. Ti... Ma tanto ti sei preso il grazie, io non mi metto. Non mi merito niente. Non mi merito nulla, non mi merito. Allora, proseguite, proseguite su Verratti, per carità. Nazionale italiana vince l'Europeo giocando un girone. Un girone della Madonna contro la Svizzera che ci ha cacciati dal mondiale adesso, peraltro. Sì. By the way, la Turchia che faceva cagare e ma come il Galles. Abbiamo giocato con il Galles. Eravamo già qualificati il Galles. Abbiamo vinto 1-0 Pessina. Pessina, Matteo Pessina Denaro. A proposito, Lido Patti, se giochi nell'Atalanta. No, sì, vabbè, se giochi nell'Atalanta diventi forte. Giochi nell'Atalanta, quando la tua macchina va, finisce la benzina, fai. Amore, ci penso io, ma per il cuore fai. E si ripara. C'hai il bottoncino tipo a Fast and Furious che quando arriva alla fine prima o poi parte il nostro e parte il decollo. No, però attenzione, il girone può essere così, però quando è con l'Austria si è goduto. Ma, sì, con l'Austria abbiamo rischiato grosso. Con l'Austria dovevamo uscire, però si è goduto male con l'Austria. Cioè l'Austria ti segna pure Arnautovic fa la linguaccia e poi. Tra l'altro Arnautovic quest'anno se l'avete preso al fantacalcio, buono. Medio buono. Passi con l'Austria soffrendo e segna il figlio di Enrico Chiesa, il giocatore più amato dal resto d'Italia che non abbia. Chiesa è il giocatore più odiato d'Italia? No, come? Chiesa è amato. Amato? Chiesa è amato. Chiesa, ma tu, guarda, devo parlare terroni con te, compa, ma Federico Chiesa gioca nella Juve, è il figlio di Enrico Chiesa, ci ha fatto vincere un europeo, ma che cazzo deve fare un cristiano? Purtroppo per essere amato dall'altra parte. Sì, ma tu c'hai la parte tua, cioè questa è una problematica tua. Chiesa anche quando sei andato contro la Spagna ha detto grande, torna, merda, torna indietro. Fortissimo. Allora, questione. Aspetta, chi ha detto no? Io, ero qua. Cioè tu da tifoso romanista? Quando vedi Giovanni. Ma qua io, quando vedi Coloriano. Quando vedi Spinazzola, non dicevi. Carlos Alberto. Allora, attenzione. Spinazzola è più forte di Facchetti. E questo è un altro discorso. Ma non è più forte di Facchetti. Però Spinazzola, fortissimo. Miglior terzino dell'Europea finché non si è rotto. Ma d'altronde, Spinazzola si rompe. Questo, la sua principale attività è infortunarsi. Come secondo lavoro fa il calciatore. C'ha la stecca della Villa Stewart. Madonna, pensa io, per quanto sono romanista, io mi sono scordato di Spinazzola per non stare male. Io l'ho rimosso, ho detto no, noi a sinistra facciamo Vigna, perché quella è la vita mia. No, guarda, Spinazzola. Vigna, se tu lo punti lo salti. Ma lo salti che è proprio. Quando è entrato la Vigna? Ma è andato a destra, tu dove andai? Visto dal vivo Vigna. Vigna gli dà una pizza, si allunga. Tu a Vigna lo gonfi, lo salti, poi lui ti stende, torna a calciotto, Atletico 2000. Tu lo punti, lo salti, lui ti sdraia, tu gli vai sotto, lui ti vai sotto, tu buh, e lui fa pippa, ma proprio muto. L'altro manco t'ammonisce perché dice, vabbè, ma come fa già? Visto? Io lo dico, cioè, mo, guarda lo stadio con la Samp, vai Vigna, poi. A Roma Inter 0-3 l'ho visto dal vivo e ho detto Mourinho fa impostare a Vigna come se fosse Maicon. Esatto, di questa tattica. Per fortuna che c'era Cristante dietro Giuseppe. Ne parleremo. Scusate, non dovevo parlare in club. L'Austria, di chi sto parlando? Grande Italia che passa contro l'Austria supplementare. Galles, sì, Chiesa, Spinazzola. Chiesa? Ecco, bravissimo, Chiesa. Ma che cazzo gli devi dire? Ecco che ti volevo chiedere. Il video che è uscito certo dopo l'Europeo di Chiesa
che in discoteca, attenzione, no, sto no. Per fare una domanda, no, io voglio sì o no. Allora, esce un video di Chiesa in discoteca, vigile. La risposta che proprio alza lo sguardo e allora, fai ricordate che la sigla del cartone animato di Diabolik era i tuoi occhi nella notte sono fari che si accendono e sul mare splendono. Si alza sto faro. Allora, il bello dell'Italia che vince l'europeo è che nella mia chat, nelle mie chat di calcio, tutti a dire ma lui là s'era fatto tre amari veloci, cioè, e stava così. Nelle stesse chat dove se io scrivo ragazzi stasera andiamo a cena, tutti scrivono ma cena o cena cena? Allora tu qualsiasi cosa scrivi ci sono una decina di persone che danno per scontato, tu stai parlando di droga, ma se Chiesa c'è un video lui in discoteca che fa così e porco due sembra un animale alieno che punta due lampadine sul mondo e l'amica fa cancellalo, cancellalo, visto abbiamo vinto da due a fare, sai che c'è? Se te fai la mano a Verna veloce, l'occhio ti si spirita, ti si spirita. E nella stessa chat io dico, mi sono fatto male la gamba. E lo so io perché ti sei fatto male. Stessa chat. Immagini, Federico Chiesa va in Sardegna dove era in quel momento. Era Sardegna. E eroe. E campione d'Europa. Campione d'Europa. 23 anni, milionario da quando è nato, perché pure papà. Prossimo test antidoping fra due mesi e mezzo. Hai 21 anni, quindi se anche ti fai... non so, una riga di catrame di un metro e mezzo, il tuo corpo dice ci sta. Poi hai 21 anni e sei un atleta di livello mondiale, sei un storico, sei l'Italian Christian Bale, la persona più Christian Bale, Gareth Bale, la persona più equilibrata che trovi è il Christian Bale attore, la persona più equilibrata che trovi è il guardarobiere sardo. Che tu ti devo dire, io della cocaina ce la vuoi. Tu so però questa è sarda, fa cacare, quindi ne devi pippare tantissimo. Allora, lui ha detto, oh, ho lo Z Piras, se vuoi bevi le tre, ma non veloci. Lui gli ha bevuto le tre, ha detto, sì. Oh, mannaggia, sì, quanto ho digerito bene questa cena. Tutti garantisti coi campioni d'Europa, e tutti a fare, ma quello sai che quello è il mio. Posso dirti? L'Italia ha sbagliato su Damiano dei Maneskin che 100% non stava pippando. Allora, Damiano dei Maneskin, allora... Nessuno che, se qualcuno di voi è mai stato, non serve aver provato la cocaina, che nessuno secondo me la dovrebbe provare, ma se mai siete stati vicino alla cocaina sapete che nessuna persona nella storia dell'umanità al posto di Damiano De Maneskin avrebbe mai fatto la cocaina. Non in mondovisione davanti a tutti dicono è accesa, vai, ecco. Vai, non è così, cioè se mai avete visto qualcuno fare uso, dico, non ma funziona così con la droga. L'Italia è pruriginosa e la Francia è pruriginosa ancora di più e tutti ci hanno montato in caso. Federico Chiesa era drogato, io metterei un miliardo di euro se dovessi sul sì. Ma sai perché? Perché è giusto così. Ha fatto gol ai quarti di finale d'Europa. Alzi la mano che è campione d'Europa in carica. Noi, grazie a Federico Chiesa, quindi ha fatto bellissimo bene a godersi la serata. Sai che invece spero che, diciamo, diventi un Bonucci, grande. Chi di voi ha esultato al gol di Bonucci e poi, come me, ha detto, ha esultato e poi ha detto pezzo di merda. Compà. Allora tu. Io ti parlo del gol. No, parlo con Ice Babies. Di che squadra sei? Quindi mi sto con un ci segnare sei a Wembley, lo stadio più importante, c'è il Colosseo per l'antichità e poi c'è Wembley per la contemporaneità, tu segni e fai così, non vai da... E hai pensato sto pezzo di merda, quello davanti allo specchio faceva alla regina e però l'ha fatto quel gol. Allora però fermiamoci, perché Bonucci, ok fare quel gol, ma parliamo, aspetta, perché Austria, dopo l'Austria c'è stata la Spagna, Belgio. Il Belgio del Belgio, tuo Luca. Non parlo perché c'era Romero Luca. Sì, ma noi passiamo con il grande, cioè la golden generation del Belgio, noi la scherziamo, cioè perché a quel punto l'Italia gioca un calcio strepitoso, teniamo palla nel centrocampo, totalmente a casa. Giorginho, Verratti, Locatelli, Pessini, chiunque gioca a centrocampo, mi sto dicendo Barella. Vabbè, aspetta, questo nome non lo facciamo. Non lo facciamo. Piccolo, non lo nominiamo. Ricordiamo, maglia dell'Inter, Francia. Primo anno di Barella all'Inter, no, questo fagiano si compra la maglia di Barella. Ho fatto una cosa, Niccolò mi ha fatto qualcosa, torna con la maglia dell'Inter di Barella, ho detto vabbè, lui c'ha 40 anni, fai quello che vuoi.
non ti preoccupare. Puoi essere eletto Presidente della Repubblica, ti potrei comprare una maglia di uno. Però hai fatto col sempre poi, hai fatto benissimo, col sempre poi, hai fatto benissimo. Il vostro Nainggolan, e questo è un augurio, ma anche una maledizione. Stai parlando di un nazionista di Interspac. No, lo so bene, e questo è una maledizione senza essere un augurio. Però cosa succede? Passiamo col Belgio e dopo chi ci sta? La Spagna. La Roja. Ah. E la Spagna, adesso prendiamoci un momento, noi con la Spagna facciamo una partita secondo me atomica nei 90 minuti, perché la Spagna, tra l'altro, dice alla stampa internazionale, perché quando l'Italia vola io mi sento i podcast americani, inglesi, dicono ah, l'Italia col centrocampo, con Giorgini e Verratti possono tenere loro palla, proveranno a tenere palla. La Spagna è arrivata e ha detto la palla è la nostra, voi la vedete al 90esimo e se la so tenuta, cioè hanno cominciato tu. Però per rispetto a quando perdivamo con la Spagna, loro c'erano la palla, ma tiri in porta zero, anzi uno di destra che se lo sono cagati perché per fortuna non hanno ancora prodotto centravanti buoni, però nei 90 minuti passiamo in vantaggio noi, ripartiamo bene in contropiede, partire con la Spagna secondo me esemplare di come si gioca contro una squadra che ti tiene il pallone contro tutto il tempo, te stai dietro, tieni e poi controlli. Dici, guarda, noi ci chiamiamo Italia, no Brasile, non so se... Cioè, quattro mondiali ci hanno vinto in questo modo. E infatti, quando si arriva al momento del sorteggio, quanto è stato bello l'italiano nel momento in cui Chiellini a Jordi Alba gli ha detto mentiroso. Questa è la versione sportiva ad alto livello di quello che fa un mafioso quando arrivano quelli di Report e gli fanno lei è al processo, cosa ne pensa? Il processo non vuole iniziare, io me lo ricordo, è una chiacchiera bello, ci vediamo prima. Quella cosa italiana di io ti sorrido, poi se tu muori, io non ho fatto niente, io ti ho sorriso, non ti, io ti ho baciato niente. Ti ho dato un bacio su tutte quelle guance e sulla fronte. Chiellini ha fatto questo al capitano della Spagna, c'è un mentiroso, dai stupidotto, come sei col più forte portiere della storia da noi. E abbiamo vinto. No, abbiamo vinto. Tra l'altro, attenzione, momento rigori, io di quello voglio parlare, perché è rigori che già in questo europeo avevano purgato la Francia. Allora, quando la Francia ha perso con la Svizzera ai rigori, io stavo all'Eur Social Park a fare una serie di stand-up comedy e tutto il tempo pensavo, mannaggia, non mi posso mettere un dito nel culo per godere la fine come vorrei, non mi posso farmi una sigla mentre mi strozzo, perché altrimenti... Perché c'è stato questo momento, Eur Social Park, salutiamo, ex bibliotecario. C'è qualcuno che l'ha presa sobremente la sconfitta della Francia con la Svizzera? Vi dico com'è andata all'Eur, era la serata di stand-up e poi il karaoke semiserio, su uno schermo piccolo comunque grande come una parete, fanno vedere i rigori, tutti spalla sotto, tutti italiani a Roma, spalla sotto spalla. Ogni rigore fa perché noi comunque gente tranquilla, la Francia li vogliamo, cioè i nostri cugini. Cominciano a tirare sti rigori, tra l'altro una partita incredibile quella. Sbagliate qua, sbagliate là, e tutti quando tirano la Francia bruttiti. Mbappé sul dischetto. Arriva Kylian Mbappé, candidato al Pallone d'Oro, il più forte ventenne della storia. Quando dicono sta stronzata, dici vatti a vedere i video di Ronaldo fenomeno a 17 anni, testa di cazzo! Non parliamo di giocatori forti davvero. Esatto, non parliamo di giocatori forti davvero, cioè comunque Messi a 19 anni era più forte del mondo, R9, giocatore di 19 anni più forte mai esistito, e non mi fa vedere questo che corre lì, vabbè. Arriva sul dischetto, tira, lo para, e io vi giuro su Dio che all'Eur, ultimo rigore della Francia, la Francia lo sbaglia, fuochi d'artificio, sono partiti fuochi d'artificio. Allora io stavo a fare, oddio, non c'è, era San Pietro e Paolo, che tra l'altro è il nome di questa rassegna, Pietro e Paolo, ai miei occhi c'è scritto, non so voi che ce ne leggete, però per me comunque santissimi Pietro e Paolo, peraltro. Cioè, che santi sono tutti, ma si sceglie di stare con i banchieri nel nazismo anziché con i cugini. Gli amici. Ma gli svizzeri, ma chiunque sia contro la Francia sono dalla mia parte, perché comunque io però sbagliare Mbappé è una goduria infinita. E io, ma vi giuro, appena sbagliano i rigori i fuochi d'artificio, quindi secondo me loro c'erano i fuochi d'artificio per San Pietro e Paolo, e hanno detto io mi sto a vedere la partita. Tante volte vince la Svizzera. E allora quindi ci siamo fatti fuochi d'artificio, Francia eliminata.
Ma io vi giuro, 200 persone, i miei fratelli, se li rivedo adesso... Una però questa era la Francia ai quarti. Questa era la Francia che tra l'altro è la squadra più forte del mondo a calcio, cioè... Vedremo al mondiale che l'Italia, da questa l'Italia non gioca, non giocherà l'Italia perché con la Macedonia già perde, pareggia, poi palla di doppietta, rigore e gol su azione ribattuta su Donnarumma, gol non lo fa. Sì, sì. L'Italia vi giuro che non farà niente, ragazzi, già noi che garantiamo questa cosa è già un lavoro di Macumba italiano, esatto. Per far sì che Ronaldo, sì, abbiamo una cosa intestinale. Abbiamo vinto l'Europeo facendo la macumba agli inglesi, ricordiamolo. Che quelli stupidi, no? Sono una cosa da scaricare. Andiamo alla finale, giochiamo contro l'Inghilterra, Boris Johnson. Adesso ci arriviamo. 1 milione di morti per Covid. E lui diceva: ragazzi, lunedì libero. Esatto. La festa libero. E noi in Italia abbiamo detto: certo. Vabbè, fare certo, l'avete già vinto. Ma attenzione. Comunque con la Spagna noi giochiamo bene, ai supplementari ci fanno un bucio di culo come un catino, e però arriviamo ai rigori. Ora, qual è il vantaggio ai rigori? Che loro hanno De Gea, che è un bel portiere, però noi da questo lato abbiamo il portiere più forte del mondo. Come gli segni a questo? Non puoi, come gli segni? Quando gli segni? Mai. Cioè, infatti ci pensa l'italiano più italiano che ha informazione, ossia il dottor Jorginho. Sì, però Bonucci era semifinale con la Spagna o finale con l'Inghilterra che l'ha fatto la finta e poi l'ha alzata. Bonucci? Bonucci ha tirato il rigore. Chiedo aiuto a Carmen, che se ne intende di Formula 1. Con la Spagna. Perché Bonucci con la Spagna ha tirato il rigore. Senza senso, perché allora lui già ne tirò due contro la Germania quando uscì, ma però lui con la Spagna uno gol e uno parato con la Germania, ma con la Spagna lui fa questa cosa che uno gol e uno gol, no il secondo l'ha parato, no, Zaza e l'altro e Pelé, ma pure Bonucci lo sbaglia, sì. Pure Bonucci il primo gol e il secondo parato. Mi sono sentito aggredito dalla vostra maschera. Contro la Spagna tiene un rigore che se tu ci pensi, cioè lui fa la sua rincorsa, fa la finta, Pickford non si butta, indovina il lato e lui la alza. Azzimma, questo è un rigore da difensore centrale, no, cioè lui non tira forte, la alza all'incrocio. Ma tu per alzare al semifinale devi avere la famiglia tutta che è mega fascista. No, sì, sai cosa? Bonucci d'Interbo ce l'ha, è proprio così. Sì. Cioè, proprio 100% fascellicciato da quattro. 100%. E anche tuo figlio appena nato comunque c'ha qua un fascione. Bonucci ha un nonno che lo vestono da reduce dell'RSI, capito? Sì. Non da partigiano, cioè il 25 aprile lo vestono di nero, bellissimo. Esatto. Bonucci non guarda la casa di carta perché si sente bella ciò, anche remixato da stile occhi e spacca la tina. Esatto. Quindi passiamo ai rigori contro la Spagna perché abbiamo il portiere di 23 anni più forte del mondo. Cioè non esistono portieri di 23 anni così forti. 99. E che cioè veramente Gigi Donnarumma è strepitoso. Arriviamo in finale a Wembley contro l'Inghilterra. Ora, visto che noi siamo italiani, tutto il percorso verso la finale è così. Pensa all'arbitri. Tutto il tempo diciamo solo: mazza, pensa l'arbitro quanto li favorisce. Noi parliamo solo degli arbitri, di quanto favoriranno l'Inghilterra, e gli inglesi intanto stanno là: it's coming home, e qui ci ricolleghiamo, lo diciamo per la questione della Regione Lazio, ci ricolleghiamo alla questione musicale perché abbiamo parlato di sport, avremmo voluto parlare di musica, no, e anche vai, it's coming home è canzone, l'unica canzone della storia top chart inglese, non so cosa, che è stata numero 1 nel 96 con Three Lions, e nel 98 è l'unica canzone della storia che ha la stessa musica e un testo differente e è tornata in top 10 perché è una canzone capolavoro. Se non la conoscete andate a sentire. Nel 96 europei in Inghilterra vinti da la Germania un gol di Biroff doppia, super pareggio e gol con il gol, mentre nel 98 il mondiale li vincono l'Inghilterra, esce simpaticamente agli ottavi contro l'Argentina. Beckham si fa espellere, vabbè, bellissima storia, contro il Ciolo Simeone, bellissima storia. Ma fanno questa canzone Football's Coming Home, capolavoro, bellissima, la più bella canzone della storia del pop,
per il calcio, sì. Più guarda, ti dico che forse Notti Magiche, anzi parliamo adesso di questa cosa, Notti Magiche, canzone bellissima, tra l'altro Giorgio Moroder, che salutiamo, scrive "To be number one", noi scriviamo "Notti Magiche" per Italia 90. L'Italia cosa fa? Mi va a perdere in semifinale contro l'Argentina, quindi per come siamo fatti noi, "Notti Magiche" bannata. Finché due ubriaconi inglesi non scrivono "It's coming home". Bellissima, la scrivono per due edizioni internazionali di fila, europee e mondiali, veramente capolavoro. L'Inghilterra a sentire se piace il calcio uno e nell'altro. L'Inghilterra fa cagare sempre, tranne mo che si fa una semifinale, tra l'altro gli inglesi. Io sempre preso l'Inghilterra e io da ISPRO 98 che prendo l'Inghilterra, come uno stupido, perché sono per bene. Ma solo un coglione arriva da paese. L'Italia è un paese spiritoso, la Spagna ha avuto un impero enorme, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, il più grande impero della l'Inghilterra storia. È il più grande impero della storia, c'è ancora il Congo, arrivi in semifinale contro la Croazia, un paese di rulettari simpatici, aggressivi, un paese minore rispetto al Congo, esatto, e per, vai in vantaggio, vai in vantaggio, zero, soggezione per 2-1 contro Perisic e te segna pure Perisic, Mandzukic, diciamo che... Tre anni dopo, col Covid, mi va a giocare la finale in casa. E arriviamo a questa finale, perché la finale arriviamo si gioca a Wembley, l'Inghilterra si è giocata tutto, l'europeo in casa, tranne una partita, mi sa letteralmente. Una partita a Roma. Noi siamo scaramantici da italiani, lo siamo da sempre, lo saremo per sempre, la versione... Noi siamo scaramantici a Napoli, è scaramanzia on crack. Oh no, ma hai visto, non so se hai visto, ho letto ultimamente l'intervista di Fabio Cannavaro a proposito di Napoli durante i rigori nel 2006. Lui dice: io stavo fermo a centrocampo, era una statua. E poi lui specifica: sono napoletano, quindi scaramante. Non volevo che nessuno mi toccasse, nessuno facesse niente. E poi dice: durante l'ultimo rigore di Grosso arriva Pirlo, mi abbraccia, mentre mi abbraccia io penso: ecco fatto, abbiamo perso, è tutto finito, ma Andrea hai rovinato tutto, un'impresa, cioè il difensore più forte del mondo in quel momento, c'era cioè, un muro, il centrocampista più forte della storia d'Italia, lo abbraccia e mi fa: hai rovinato tutto Andrea, perché adesso Grosso, un pescarese, che poi non potete capire, un pisciarolo, va là sul dischetto, che tra l'altro Fabio Grosso c'ha tipo 86 gol in carriera perché gioca trequartista in Serie C, e lui lo vede sul dischetto, quello gli fa: Fabio, hai rovinato tutto Andrea, siamo rovinati, e poi le segna e lui cioè l'uomo che ha messo al 118esimo assist in no look al Westfalenstadion senza guardare, dopo aver tirato sotto il 7 e il portiere più guarda senza guardare con un palla grosso, lui ha rovinato tutto. Sì. Scaramanzia, il bello di essere italiani. È bello, siamo tutti scaramantici, da Bolzano a Lampedusa, non c'è nessun problema, siamo scaramantici. Ma tu trovi una nazionale, il presidente, il primo ministro dice: ragazzi, domani festa. Aspetta, Boris, gioca la prima, stai giocando contro l'Italia, sei sicuro di dare festa? No, it's coming home. Domani, lunedì mattina, festa. In questo ambiente l'Italia, tutti noi, uomini e donne, mani sul coglioni. Sì, vai, buona partita ragazzi. Oh. Avete già vinto, it's coming home, hanno già vinto. No, ma siamo Wembley 7.000, voi 60.000, non c'è problema. No, io mi sto fracassando i coglioni, vai, gol dopo due minuti. No, ma facciamo, ricordiamo che noi abbiamo fatto un europeo intero a lasciare un malato di cancro a piedi. Chi era? Perché Gianluca Vialli ha sconfitto il cancro. No, ha sconfitto il cancro. Cioè una persona, un malato, che però alla prima partita ha perso il pullman che andava dall'albergo allo stadio, e quindi noi letteralmente ogni partita abbiamo detto: Gianluca, oh, ho capito la chemio, però tu pure... 10 incontro, e noi tutte le partite partiva il pullman con Vialli a fette, perché noi dovevamo vincere la partita, quello c'ha avuto il cancro. Vialli è uno dei centrocampisti più forti della storia d'Italia, e noi a piedi lo lasciavamo perché siamo così, perché siamo delle bestie. E noi ci siamo presentati alla finale, che quelli facevano: domani festa nazionale, noi dicevamo: Gianluca,
sto chilometro, ho capito che ti pesano i quadricipiti, che hai fatto tutto un percorso, però pensa al percorso pure di noi altri, che comunque gli ho chiesto tanto sacrificio, ragazzi, e di alli muto, ma ci mancherei con la coppola, ma certo, ero pelato prima, sono pelato pure, ma che cazzo mi frega, e se faceva tutti 200, 300, 400 metri per arrivare alla finale, tra l'altro se non l'avete visto sul replay, si chiama Percorso Azzurro, Sogno Azzurro, la nazionale italiana si è fatta seguire dalle telecamere quest'anno e poi hanno vinto l'europeo, che abbiamo vinto l'europeo, scusate, e c'è questo documentario strepitoso e si vede al momento dei rigori finali Vialli che dalle spalle ai rigori, che non li guarda, con Mancini, con cui insieme hanno vinto uno scudetto con la Sampdoria, che prova a vincere uno scudetto con la Sampdoria, ma quando lo vinci uno scudetto con la Sampdoria? Mai, non lo vinci mai, e hanno perso a Wembley una finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, punizione di Coman, e a Wembley di merda ci sono tornati loro due a giocarsi una finale, cioè veramente l'Europeo dell'Italia è una storia senza senso, strepitosa, sta nazionale, ma chi cazzo ci credeva? Ma chi cazzo ci credeva? Ma non ha preso un freddo fuori? No, lascia stare. Io non so, io che... Stiamo parlando del 2006, tra l'altro, adesso. Del 2006? Ti stavo aspettando perché siamo arrivati alla finale. Sì. Ho fatto tutta una premessa e io stavo chiedendo chi ci credeva in questa nazionale. Prima dell'Europeo, chi ci credeva? Nessuno. Nessuno ci credeva. Non me ne fregava un cazzo che l'Inter invece lo scudetto, non me ne fregava niente. Tu ci credevi? Sì. Tu ci credevi? Ah? Me l'ero giocato. Si è giocato l'Italia? Vabbè, è mobile capocannoniere, l'hai bucato, ma l'avevi giocato insieme? Quindi l'hai persa. Chi è stato capocannoniere? Ronaldo. Schick e Ronaldo, mamma mia, Patrick. Patrick, che tra l'altro adesso vice capocannoniere della Bundes a un gol da Lewandowski. Allora, no, arriviamo alla finale. No, arriviamo alla finale. Chi credeva nella vittoria dell'Italia, sinceramente? Prima dell'Europeo. Zero persone, è normale. Finale? No, ma nessuno, ma come facevi? Ma come facevi a credere? Sapete perché abbiamo vinto? Proprio per questo. Proprio per questo. E perché c'è stato il Covid e noi nei momenti di merda non usciamo meglio degli altri. Ma noi, ne parlavo prima, al secondo minuto noi andiamo sotto per il gol di un terzino. Un gol di un terzino, tra l'altro un'azione esemplare. Esemplare. Sì, tu perdi palla, loro vanno prima dove non c'è il giocatore di qua, poi dove non c'è la di là, gol. Gol. E questo però ti fa anche pensare al calcio inglese. Quanto è stupido. Se non vinci neanche nella finale in casa, dove al secondo minuto sei in vantaggio, ma che cazzo vuoi? Hai inventato il gioco, l'hai vinto una volta rubando ai tedeschi, che comunque li hai già battuti due volte. Che comunque se rubi ai tedeschi ti rimetti qualcosa. Contro una squadra di panettieri più il più forte portiere. Dopo Buffon, fra Buffon, Yashin, Banks, Schmeichel, tra un ragazzo dell'Italia di Donnarumma forte come Donnarumma, trovano un portiere così. Per carità, quando... se Donnarumma domani sul Corriere esce Donnarumma overdose di cocaina, io sicuro non faccio il post dicendo sei stato un grande, grande avversario, grande. Dico non vedo l'ora che torni fratello, ci mancherebbe. Tony. A Milano questa cosa l'avrebbe fatto ridere, grazie Roma. Non so. Perché a Roma sono grati per il motherfucking europeo. Ma certo, la finale tu la pareggi con gol di Bonucci, dove solo questo infame nemico della patria non ha esultato, mentre io sono là. No, io ti ho risultato. Io abbiamo visto il gol e ho detto gol! Sto pezzo di merda, sto pezzo di merda. No, e poi cosa succede? Però attenzione, tra poco vi lasciamo andare. Però i supplementari vanno. Sequestro di persone. Due ore e mezza. A parlare di cose che tutti fanno, sì lo so. Lo so già. Grazie. E voi avete voluto molto più di noi. Vai. E sì. Grazie, strada. Cioè noi. Noi arriviamo ai rigori. Sì. Noi siamo passati con la Spagna. Noi arriviamo ai rigori. I rigori per l'Italia non sono favorevoli. Io perché? No. Luca, fammi una lista dei rigori quando ce l'hanno messa nel culo. 90 1990 versus Argentina. Errori di Donadoni e Serena a casa tua. Avete truccato il dischetto. Mamma bella. Carmen, avete messo il peperoncino. Ma perché voi fate per Diego? Pure se fate finta di no, avete qualcosa da farvi perdonare. Pure Diego si opposta.
Diego! Ole, 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 Diego! Scusate, saluto a Maradona. Vabbè, l'Italia, quello è stato l'apice della Repubblica Italiana, 90. L'Italia mai più. Stava a 2000, stavamo da Dio e voi ci avete tolto quel mondiale. No, posso dire, io con i napoletani che ti fanno per Maradona, io sono con voi. L'Italia non ti ha mai dato posso niente. Dire Zenga Maradona poteva a mezzo non uscire su quella cosa. Baresi voleva spaccare. Zenga certo poteva non uscire, ma come cazzo è? Soprattutto se esce urla mia! Non c'è niente, è uscito moscio. Perché io posso insegnare a Tortu a correre e a Zenga a parare 30 anni nel passato. 94 mondiale, siamo usciti con quella cosa brutta e triste, non è nessuno. 94 perché... rigori nel Messico, Baggio la tira alta, infatti Tortu è meglio di Baggio, ma questo è un altro discorso vero per tutte le persone normali. Sì, certo. Sì, è certo. Così. Totti, ma usciamo perché però a questo punto pure di Biagio erano sbagliato 98. Infatti Totti maggiore di Biagio, non ho troppe difficoltà a imbastirti l'argomento. 2000 sempre del vecchio la mette e comunque perdiamo il Golden Goal, quindi sembra la Roma che torna. La Roma che torna, quel passaggio di tacco di Totti per Pessotto. Certo. Comunque, 98, sappiamo tutti di Biagio, 2002, espulso Totti, giustamente torna la Roma, Bayern Moreno. 2004, espulso Totti, giustamente. Giustamente, perché sputa Polsi. Che quanti calci gli aveva dato? Tanti. Vabbè, Totti espulso, però comunque l'Italia non resta, Cassano sembrava Maradona. 2006 vinciamo il mondiale, 2008 usciamo all'europeo ai rigori. La Spagna ai rigori e gli spagnoli, questa è una cosa che dà la misura di quanto noi siamo forti nel mondo nel calcio, cioè gli spagnoli perdono la zucca per la vittoria ai rigori per errore di Natale e De Rossi, che tra l'altro li tirano bene. 2010, mamma mia che brutta cosa, che brutta. Qualcuno ha idea di ha vissuto un mondiale più brutto di quello del 2010? No, perché non siamo andati? Posso dirti il 2010 è stato bene, cioè pareggi col Paraguay, pareggi con la Nuova Zelanda, gente che cosa hanno? I kiwi e i diritti per gli omosessuali. Due cose simpatiche, divertenti, pittoresche. Cioè, la nazione italiana pareggi con la Nuova Zelanda a calcio, avremmo voluto menarli per tutto quello che ci hanno fatto nel rugby, non l'abbiamo fatto. E poi siamo usciti con gli amici della Slovacchia, con Quagliarella che gli ha fatto il colletto alla panenca da fuori. Vabbè, pareggiamo con quel personaggio discutibile e di Leo Bonucci, a sponda del Cristante, Chiellini urla rigore, Verratti fa un segno di testa, Pickford para tutto e Bonucci... Tanto si è sentito. Nello stadio più importante di a Wembley. Nella storia del calcio, forse in Messico fra gli Inca e quelli, quando si perdevi ti tagliano la testa era più importante, se no Wembley di quella merda gobba fa. Però compà. Pari? Hai detto bene, compà. Compà, esatto. Dobbiamo dire altro. Supplementare non succede niente e poi calci di rigori, penalties. Allora, va detto una cosa anche. La teoria è chiara, contro l'Inghilterra. Loro un errore non dovevano fare. Lo fecero nel 2012, l'hanno rifatto nel 2021. Non lo diremo. Perché era evidente. Però, allora, mi dice i rigoristi dell'Italia, nell'ordine, io non me lo ricordo più. C'era Belotti al certo punto. Forse Belotti secondo, prima Berardi, Belotti, Bernardeschi che lo tira centrale peraltro, dopo che averlo tirato all'incrocio con la Spagna me lo tira centrale, il quarto? Ah, Bonucci, Bernardeschi, Giorginio l'ultimo? Ecco, lo sbaglia. Giorginio lo sbaglia, tra l'altro Giorginio con la nazionale mi sbaglia 3 rigori di fila che ci si lurano dal mondiale, però poi io comunque sia... Donnarumma ha parato 3 rigori di fila, ma che cazzo gli devi dire? Ma che cazzo, sai che devi dire? Niente, non tutti i soldi meritati, grande Donnarumma. Tra l'altro, se posso citare un tweet di Emanuele Arturo dopo la semifinale con la Spagna: se Donnarumma vuole più soldi, diamogli pure tutti i soldi del PNRR. Cioè, che effettivamente, che cazzo deve fare un italiano che piace tutti i soldi? Niente. E allora, questo. Quel rigore parato da Donnarumma e l'Italia vince l'Europeo, tra l'altro chiudo così,
l'Italia vince l'Europeo l'11 luglio. Io è tutta la vita che aspetto l'Italia vinca un Europeo. L'11 luglio è il mio compleanno. Io sono andato in Abruzzo a mangiare gli arrosticini con dei miei amici di Roma e di L'Aquila, sono tornato a Roma e la sera campione d'Europa. Il giorno più bello della mia vita. Me l'avremmo potuto chiudere meglio di così, signore e signori. Grazie mille davvero. Tommaso Fauro, grazie mille. Luca Ravenna. Grazie mille. Ringraziamo il Monco, ringraziamo pure la Regione Lazio e ci mancherebbe altro.